famosi. Ciao Marco, amici. che imbarazzo di merda. Veramente io quando faccio finta di essere napoletano, Buongiornissimo caffè. non ho già bevuto. Oggi ho bevuto del Ginseng, pensa. Buono il ginseng, mamma mia. È veramente buono. Poi io faccio un pastrocchio che non si fa. Ci metti la cumma. No, perché io sono un golosone, quindi Marco, quando... disattivati la schifezza dalla webcam Ah, intanto. è vero, mi sa che non lo fa. Cos'è che fai? Praticamente, Grazie, siccome vongole sono agli un spaghetti. golosone, grazie Vongola, io cosa faccio? Ah, tra l'altro io, delle... non so voi, ma le mie capsule di ginseng della Bialetti sono già zuccherate. No, quelle che ho io, le cialde no. Queste... Solo quelle ginseng, le altre no, ma quelle ginseng sono già zuccheratine, perché c'è dentro un po' di sciroppo. E quindi io cosa faccio? Siccome sono un porcello e non mi... la tazzina è troppo piccola, metto... aggiungo comunque il latte e mi faccio un caffè latte al ginseng, che non si fa, perché diventa un po' annacquato, fa cacare, il ginseng va bevuto così. Però sono un Vabbè, porco e mi piace. annacquato, ci metti il Al latte, massimo vai a annacquato è. fischio, ma non è niente di grave. Cioè... È un po' più dolce La del maggior parte dei caffè ginseng di sono zuccherati, base. davvero? Sì. Non lo sapevo. Anche perché gli altri, quello che Quello bevo che da c'ho Franci io, non cioè, è zuccherato. quello che c'ho io è amaro impestato, quindi non penso sia zuccherato. Cioè, niente, Ciao, intanto è Ciscone. stato sbattuto fuori da tutti i Discord, come al solito, sempre Particolare. a... Ciscone, è tutto a posto. Ha detto, Andata, è stata una 12 ore anzi piacevole. come 12 ore come molto glieli do che piacevole, non siete stati belli. lo vedo. Fammi rispondere a Francescone che mi ha chiesto una cosa. Niente, se non ti ho. Cosa fai, Marco? Ti fai... Stavo cosa... rispondendo a Francescone, perché? che mi ha chiesto la terza di Moon Knight, ma non l'ho vista ancora, la vedo oggi. Ciao Lele. Sì, è andata Sì, molto devo bene, è vedere stata una ancora quella 12 della ore settimana piacevolissima. scorsa, me la recupererò stasera, mi sa, o domani. Tutte e due. Sì, c'è la seconda e terza. La seconda, ti ho detto, a me non ha colpito particolarmente, vediamo la terza. Vediamo un pochettino. Sono sei in totale, quindi speriamo che si riprenda dal mio punto di Può vista entrare poco. in mezza stanza, Lizza. Che problema c'ha? Vabbè, andiamo su TS degli altri un attimo. Sì. Ma che vuol dire che non può entrare in nessuna Non lo so, stanza? ho cliccato Particolare. su Discord in alto, normale, mi ha buttato fuori da tutti i Discord. Vabbè, sono diventato Marco, sono diventato adesso. In che senso ti ha Non ho buttato? più nessun Discord salvato, ma l'ha cacciato praticamente tutti, o quasi. Ma In avrei fatto alto? il logout, avrei No, non fatto. ho fatto... No, Ma il perché non ti logout non è in caccia il alto, è in logout. basso a Ma sinistra poi non ti il caccia dai Discord. logout. Se fai il logout non c'è più i No, tuoi no, no, ci sono server. dentro, è quello il fatto. Però come non posso neanche cliccare su nessuna stanza. È la vendetta di Peppe di Palle. No, tra l'altro abbiamo anche risolto lì, quindi Ma non... come Sì, rientro in sì, sì. una stanza? Abbiamo risolto col ragazzo. Cliccandoci. No, non va, non è che bisogna, aspetta, non bisognava fare Paura, un'accettazione, non mi devi ricordo. fare, devi avere il two fact, no, non so neanche di Devo vedere quest'altro preciso. per poter, aspetta. Ah, bisogna, ok, bisogna fare le regole, aspetta. Bisogna fare le Ok, sono in sala regole. Ah, cinema. devi accettare le regole. Che particolare Dammi cosa. là, dimmi cosa faccio prima. Non so se puoi farlo tu, Allora, perché tecnicamente l'avevo no, creato io il Discord. l'admin non Situazione esiste. induc. Avete Come l'avevi creato tu il tumulato in Discord? Io automatico? tecnicamente l'avevo creato No, io il no, Discord. ragazzi, non scrivete due No, cose. non è Vedi di vero. Liu che è il Raggi di Discord. Ux. Allora lui deve Sulle mie... darmi. Come faccio? Non c'è ruolo admin. Amici, dopo una domanda per gli esperti di Project Zomboid. Anzi, ve la faccio adesso. Chi ci Dammelo gioca Luca. tanto? Ma Ah, la cosa forse delle dartelo a Luke, mi sa. forbici... Che con le forbici ti puoi fare le strisce di pelle e farti le imbottiture, è vera? E soprattutto, perché nessuno ce l'ha mai detto? Che è una cosa utilissima. Quando abbiamo caldo, magari lo sanno neanche loro. Però se avete delle Dobbiamo andare a forbici, Luke. potete tagliare le strisce di pelle e farvi le imbottiture. Così non dovete mettervi 18 giubbotti che poi sudate, non potete muovere. Ho Bellissima la sta cosa. stanza. Ma Ma credo che sudi lo stesso.
stiamo Sudi qua. se fai tanta roba, chiaramente, però non sudi Vai come su quando hai FK, vestito. Lisa, vai giù su FK. È una cosa molto utile, secondo me, Gio. Adesso dopo la provo. Se trovo un paio di forbici, la proviamo. Ci servono anche i vestiti giusti. E controllare una cosa per Perfetto sicurezza. per il termole, è vero. La storia sono arancione, ma è colpa della maglia. Ma lì, per adesso il termole è diventato a 4 lettere, non so perché ha fatto quella modifica. Come è perché ha finito le parole? Probabile. Amici, un po' di rassegna stonca? Sì, ma Vai. ieri non l'abbiamo fatto. E non c'era granché a livello di. Ah, ma non hanno ancora aggiornato. Ah, sì, hanno aggiornato. Sì. Ecco qua. Ornella Vanoni, No, cancellagli. Marco, Marco. Prima quelle serie, poi quelle. Che fai? Scusa, prima quelle stupide, poi quelle serie. Quindi iniziamo da quelle dei giochi. Prego. Dicevamo, vediamo. Cosa ha Arrivano gli annunciato? smalti. Arrivano gli smalti ufficiali dei Pokémon. Siete contenti? Ormai van di Ma moda, c'è ci di sta. tutto. Figurati se è il brand Scusa, più aspetta, redditizio al cosa mondo. fa lo smalto dei Pokémon? No, Cioè, lo avrai le smalto, se facce avete dei con Pokémon, l'immaginina, sì. tipo c'è Ah, quello con vabbè. Pikachu, sarà giallo, probabilmente. Non Come, so. guarda Sì. che brandizzati Pokémon, semplice. Sì. A meno che non fanno come alcuni Bubble Tea che hanno messo le immagini dei Pokémon con la statuetta, se prendevi il Bubble Tea, e invece è una scammata. Semplicemente hai la faccia del Pokémon sul bicchiere, ma non c'è nessun pupazzetto. Ecco, invece sta Ma cosa qua mi sta sulle è balle. GTA 5, Rockstar ha rimosso i personaggi una scammata. No, potenzialmente offensivi per la dai. comunità Davi, transessuale. Ma è GTA! stasera, Porca troia, l'ho dopo ci fatto apposta! scriviamo. Se stasera non sei impegnato, andiamo a vederci. O vediamo questi giorni. Beh, Dipende non è come fatto apposta, no? Però sono. è GTA, è normale che sia Beh, no, sopra le righe tutto. dipende come sono stati Poi lo contestualizzati. rimuovi su GTA 5, è fuori da 10 anni. Perché se nel contesto. Quello, infatti, non sono d'accordo. Però dipende dal contesto in cui sono. Perché Vero. se semplicemente in giro c'è Vabbè, uno Danny, quelle sono. che fa cagare, però non è ne in nessun contesto Sì, però lo fai giusto. sui giochi nuovi, non su un gioco ormai da 10 anni che tanto Beh, è no, ma inutile. vabbè, allora ci sta. Dipende sempre cosa hanno rimosso per davvero. Perché Non ho letto bene poi. se appunto sono cose. Cioè, è chiaro che se mi rimuovi quelli che fanno del razzismo contro Franklin, poi lì un attimo mi sfanculi anche la storia. Perché Sì. scusami, lui è un nero del ghetto. Se mi togli quelli che lo mandano in culo perché è nero del ghetto, poi è un Non mi casino. ricordo, Ma non ok. credo che abbiano rimosso Gatto Wave, il appunto gatto quelle Wave. cose lì. Credo abbiano rimosso cose più. Un Probabile, sì. po' diverse. Poi cos'altro c'è? Sì, il microfono di Marco, anche quello di È Liezer era lì il dato gatto Wave. Wave 1. Perché sinceramente non ne vale la pena prendere il 3. È un bel microfono. Sì. Poi Poi non costa cosa neanche c'è? così tanto, è abbastanza entry level, diciamo, più o meno. Beh, più o meno, costa Sì. 100, intorno ai 120 euro Sì. comunque, quindi. The Witcher Real Engine 5 renderà lo sviluppo più liscio, non più veloce. Che vuol dire, quindi? Stavo leggendo. È una conseguenza, dovrebbe essere anche più veloce se lo rende più liscio. Uno dei. Stavo leggendo, è uscita sempre su multiplayer la recensione di Animali Fantasmagorici, no? E uno Sì. dei contro è tante trame concluse e poche aperte. Ma è un pro, non è un contro. No, perché sono 5 film, Liezer. Quindi Sì, ma tutti il hanno fatto che non c'è detto. una No, trama ma il che fatto che tutti continua. hanno detto che hanno reso questo film come potenziale finale della saga in caso andasse male. Cioè, hanno chiuso È una tante storie in modo paraculata, però, tale. eh. È un Sì, po' un una po' la. Però paraculata. non può essere un contro. Beh, sì. Perché è una Dipende perché. paraculata, Sì, Se per però va esempio. anche bene chiudere un po' di trame e non lasciarle Sì, aperte. ma Cioè, ci sta. se te le Ma la chiudono tutte e quinta. non ne aprono, poi nel No. quarto film cosa fai? Beh, la trama principale comunque è quella che non si è rimasta aperta, perché c'è la trama Non lo so, finale. non l'ho visto, Non lo però so. cioè, il Beh, lo sa, fatto. che per chi ha letto Harry Potter lo sa cosa deve succedere. No, certo, ma se te la finiscono. No, quello non E può essere comunque. finito perché non è ambientato in quel periodo lì. Non so, adesso Più vedremo. che altro, Comunque appunto, vedo, se al senza terzo vederlo. film non c'è niente, non ti viene voglia di dire chissà adesso come finirà questo filo narrativo e perché non c'è, e vuol dire che nel quarto e quinto Non lo so. film.
Cioè, di solito tu se ti programmi 5 film, hai idea più o meno di come possano andare le 5 sì, tagli. Sì, ma sicuramente l'hanno modificato un po' perché hanno visto che le sono andato di merda. Poi, vabbè, metà cast è in galera, quindi comunque è anche difficile fare un film. Perché il finale della storia, per chi sa la trama di Harry Potter, sa cosa deve andare. Come deve andare e quando deve andare. L'altra metà fa discorsi del cazzo su Twitter, è un casino lì. Ha preso proprio un cast particolare. Sì, sì. Infatti Mikkelsen si è ritrovato lì in mezzo, fa... L'unico buono è Jude Law. Ma anche lui aveva avuto la sedia. Però... Anche di Redmayne, per carità, ce ne sono di anche, la... anche basta, non ce ne sono nient'altro, purtroppo. No, ce ne sta, dai. E poi Jude Law a me piace. Ovviamente tutti i protagonisti, a parte... A me piace un sacco. Cioè, Ezra Miller in realtà è quello che... Me ne fregava meno di vederlo in quel contesto. Beh, è stato però... un buon protagonista nel primo, il secondo era già inutile. No, si è visto veramente non è protagonista nel primo. Beh, sì. Sì? Beh, era il protagonista. Era il principale. Era il plot, praticamente. Beh, però era si vedeva molto. Sì. Tanto. Nel 2 già si vedeva pochissimo. Sì, dico il protagonista, diciamo, cattivo, ecco, diciamo. No, era comunque... Grindelwald si vedeva... Però, sì, però si vedeva poco, cioè si vedeva solo in una scena finale. Il più serio si droga, ma non dà fastidio a nessuno, vedi? Così bisogna fare. Ti droghi, va bene, basta che non mi rompi i coglioni. Basta che non causi problemi. Cioè, non è che... Si droga, ma non... si scura questa notizia che si droga Mikkelsen, non so. Magari una cannetta, un po' di classica, che ne so. Può essere. L'importante è che non mi spacchi i coglioni, cioè quello lì è sacrosanto. Due cannette nell'angolino, vedi Grindelwald con la bacchetta magica e la bacchetta di droga che se la fuma ogni tanto. Come quella di Gandalf. Ma non mi segna neanche come sub, papipa. Ma che bastardo sto Discord. Ciao, secondo me bastava che lo chiudevi e lo riaprivi. No. Ma io ce l'ho collegato, per forza ce lo devo aver collegato Twitch. Ok, non ce l'ho collegato, fammi vedere un attimo. Sto intanto guardando. C'è qualcuno sta seguendo la serie di Halo? Che io ne ho lette veramente di schifezze. Victor è preso benissimo, anche Mattioschi. Sì. Sono presi da Dio proprio. Io le prime due puntate ho letto merda su merda. Allora, non tanto merda su merda, più che altro hanno detto non c'entra veramente un cazzo col gioco se non per l'armatura di Master Chief. E Victor, per esempio Victor, che è fan del gioco, ha detto che a lui gli va bene perché almeno c'ha delle cose diverse da seguire, quindi lo sta apprezzando per quello. Mattioschi è preso da Dio, invece Mattioschi non era fan del gioco. Però non ho sentito nessun altro al di fuori di loro due, quindi non so. Grazie, sangue. Ho sentito la della prima puntata, avevo sentito cosa aveva detto Gatto, che l'aveva convinto non troppo, però non so. Non ho idea, non so neanche se la guarderò, mi piacerebbe perché tanto Now TV ce l'ho, però vediamo adesso. Ho giocato solo a uno di Halo io, quindi non... era il 2 tra l'altro, neanche quello. Ne ho giocato l'1, il 2, forse anche il 3 avevo giocato, però non... Però non mi ha mai preso troppo come mi fa proprio cagare. Vediamo, insomma, poi magari lo guarderò. Mi interessa proprio, purtroppo. Ma come anche... Cioè, boh, sarà repulsione verso le esclusive Microsoft... Perché c'hanno lo stesso... A me God of War, Gears of War, quando i primi due che ho giocato mi erano piaciuti da morire. Ma proprio esteticamente, sempre lì, esteticamente non mi interessa... Cioè mi allontana quella cosa lì, proprio il tema e tutto. Si può dire che è un po' simile Gears of War e Halo come tema? Alla fine sono sempre nello spazio, un po' robe così, quindi boh, più o meno, forse quello. Però Gears of War mi ricordo che... Vabbè, a parte che è stato importantissimo per i videogiochi in generale il primo Gears of War, perché ha introdotto le coperture come le conosciamo adesso, praticamente. Infatti Uncharted, le coperture di Uncharted le ha prese palesemente a Gears of War, poi le ha fatte sue, però è stato importante a livello videoludico. Poi l'ho giocato il secondo e poi non me ne è più fregato niente, improvvisamente, non... Ho giocato il quarto perché ci avevano dato la chiave che avevano fatto la collaborazione con Kuro Lili, Terenas, però poi non l'ho più toccato niente. No, non come storia, come tema, come estetica del mondo. La storia è la grazia al cazzo che non c'entra niente. Una ci sono le locuste e uno ci sono gli alieni. Possono essere locuste anche gli alieni. Ieri è uscito un nuovo interessante gioco da quelli di Project Winter, Crimesite. No.
Ma l'abbiamo mica. Ma sì, l'abbiamo segnato. Mica Crimes. Sì, l'ho segnato io. Da quelli di Project Sucker. Non ce l'ho segnato. Era quello lì, tipo che sembrava persona. Sì, l'avevamo visto nel Future Game. Esatto, Hackers, io l'ho segnato. Che sembra persona Among Us. Ah, ho capito, sì. Sì, ma i giochi Among Us... È una specie di Cluedo. Anche il cazzo. Dobbiamo rifare anche uno con Lino, perché... Potrebbe essere carino, sì. Poi magari quando esce vediamo qualche video. Vabbè, intanto entriamo in... Dobbiamo esplorare un po' le robe. No, aspetta, prima sono do due notizie trama, veloci. Spara, spara, linea merda. Poi hanno capito importante. Che bisognava scrivere qualcosa di più profondo, ma non troppo. No, a me non è la trama di Halo Hero, è proprio il tema estetico che mi fa cacare, non mi interessa. Continuano a uscire notizie del tanti, tra virgolette, boicottaggi sull'acquisizione di Microsoft di Activision. Non è detto che vada in porto. Ah, sì? Anche perché boicottaggi, dici? Non lo so, perché qui c'è un gruppo di investimento ha esortato i colleghi azionisti di Activision Blizzard a votare contro la fusione proposta da Microsoft. Potrebbe non andare in porto, perché hanno detto che ci voleva un annetto, quindi potrebbe chissà che non succeda. Ma mi ho capito. Non si sa il motivo, magari sono anche quelli stessi di Microsoft, perché comunque Activision non è che piace cioè, il cuore acqua. Le armature sono basate sugli stessi concept. No, però il mondo, cioè nello spazio... persone grosse spara in terza persona, non in prima, però il mood, cioè lontanamente quello, non è uguale chiaramente. Comunque purtroppo lo so che avete preso i biglietti, ma Ornella Vanoni non farà tour estivi, da quello peccato, porca miseria. Allora, però adesso vi devo leggere bene, perché ha detto che gli serve riposo perché sente le voci. Bello. No, Sony non acquisirà mai. Sento le voci nella mia testa, ha scritto sui social. Ma chi? Oh, mi sono perso. La Vanoni. E per quello che non fai cosa. Sì. Deve riposare perché sente le voci. Qui? Shanks. Poi nessun culo, Marco. Sì, Rita Ora. Non della Vanoni. È sui social. Chi anche è Rita Ora? Rita Ora è una cantante, figlia mi di... pare. Di una JoJo reference? Lei, no, non credo. Vivente. Non credo. Però sì, si vede lei in bikini. Questo bikini nero è un bikini tigrato, se vi può interessare. Però c'è poca notizia. È un oracolo. Oggi, eh. Cioè, ci sono state giornate più fantascientifico duro. È vero, Cicco. Gears è brava, post-apocalisse. Sì, non me l'ha cancellato, Cicco. Fai questo oracolo. Allora, oracolo. Lieza riuscirà mai a giocare a The Witcher Next Gen... Che continuano a rinviarlo per sempre, ovviamente, CD Projekt Red, ragazzi. Ma secondo me l'ha proprio cancellato. Spalanca le porte. Apri tutte le devo porte. Giocare un altro gioco. Stai andando... No, ma tanto adesso mi sa che dopo Pasqua mi prendo... Sì, l'abbiamo già parlato, Walt. Io invece mi sa che dovrò riprendere in mano... Mario Rabbit, perché avevo preso il DLC di Donkey Kong... E dovrebbe essere un po' di ore di gioco, ma non l'ho. Mi sono scordato e non l'ho più giocato. Però mi sono ricordato ieri di averlo comprato perché era nella lista, nella cronologia. Ho detto ok, devo giocarlo. Solo che non mi ricordo i miei personaggi né nulla, quindi o lo devo rigiocare o non so. Una cosa Donkey Clothsverse. No, Mario Rabbit e il DLC di Donkey Kong. Però non mi ricordo le abilità, le cose che avevo scelto dei miei personaggi, quindi mi sa che me lo devo rigiocare tutto. Tanto adesso non sto giocando niente per i fatti miei. Ho finito tutti i giochi che avevo iniziato. Kirby e Triangle, ho finito tutte e due. Quindi non so cosa. Sto leggendo tantissimo. Penso esca Overwatch 2 questo mese. No, esce la... Io sono sicuro che se uscisse questo mese comunque non ne parlerebbe tantissima gente. Ma non penso nessuno. I fan ci sono, perché c'è gente che... Tipo Hilda, ho visto Hilda ci gioca un po'. Ogni volta che apro la sua live c'è Overwatch. Perché lei Nintendara pure. No, lei gioca tutto, sì. L'ho beccata sempre solo con Overwatch ultimamente. Comunque. Per questo dice che stia andando così a caso. Sì, sta facendo cazzate su cazzate, sì, di Project Red. Più che altro cosa ci vuole a fare una versione next gen di un gioco già fatto?
Non lo so. Siccome l'hanno annunciato, non so veramente già da un sacco, cosa devono fare, quindi non so. O lo devono rifare tutto graficamente, ma mi sembra strano. No, non penso. Cioè che dovranno compilarlo per la nuova console o robe così, però non so effettivamente cosa bisogna fare per farlo. Ci voglio così ma io tanto, ho tutta la fame, la merda, la schifanza. Già dentro. A me non faccio adesso entrare. Sì. Marco, ma la storia su Instagram di Mbappé? Che ne so, fa vedere, non conosco, aspetta che vado a vedere, non lo so. Mangiare sta fetta. Dopo Cyberpunk comunque sì, andranno veramente coi piedi di piombo. Anche. Osteria, ragazzi. Cos'è? Cazzo, Giova. Ha scritto questo. Che ha scritto? Zebra, chi? La Juve, la Zebra. No, chi è che l'ha scritto? Coming soon, Mbappé. Ma dubito fortemente, ragazzi. Sarà una cacata diversa. Sarà un... Un brand con cui collabora. Farà la fine di Ronaldo. Farà la fine, verrà con due anni allora, e se ne va via. No, Ronaldo è stato 3 anni. Vabbè, non ha fatto nulla perché avete vinto. Quanto ha vinto? No, ha vinto un campionato. Due scudetti. Ha vinto. Due, addirittura. Due scudetti e 3 coppe. Mi fa 2 coppe, 3 coppe. Marco, se ne vuoi parlare, parla nel gruppo. No, per favore. Marco, vediamo. Non frega niente. Allora, dobbiamo cercare delle forbici. Le forbici, dobbiamo fare il test. Magari si è comprato una zebra vera, sì. Ma secondo me è un brand, non c'entra niente la Juve. Sono molto annoiato io, fammi sedere. Prendo una bistecchiera che ci serve qualche arma da portare a casa. Ma c'è una televisione anche sopra. Amici, ma se io mi metto i guantoni da forno, dite che... Ma che idea delle cazze, Marco, eh? Io ce li ho, un po' questo forno. Le guantole da forno? No, chirurgici. Banek, grazie mille. Grazie, Banek. 4 anni. Amici, grazie ancora per la 12 ore di ieri, veramente grazie. Cappello. Fatemi mangiare il pollice. Ecco qui. Prendo 2 zucchine quasi. No, non posso prendere la bistecchiera finché non devo... Ecco, dovevo depositare le cose. Prima di venire qua. Controllare del cibo comunque. Qua c'è delle roba fresca. Sopra ci sono un po' di robe interessanti. Sono annoiato. Ero annoiato a morte, ero io. Cioè, ho letto 3 riviste. Ma scusa, è andato avanti il tempo anche se eravamo offline? Non penso. Perché sono anche affamato e non lo ero. Anch'io sono affamato rosso, però io mi sa che ero affamato rosso. Ma ho mangiato un'intera banana, non è successo niente, sono ancora rosso. C'è un po' di classica. È normale, eh? Non è che hai rotto qualcosa? No, anche io ero rosso, però ho mangiato una pizza. Devo trovare del cibo, però, Non sono rotta, non abbiamo tanto cibo. Ma la banana non è diventata neanche arancione, è proprio rimasta rossa. Tanto è una casa completamente vuota di cibo. Grazie, General Jackie. Grazie, General Jackie. Allora, riempio le dispense. Grazie, bello. Allora, intanto... Grazie per recuperare la situazione. Cibo in scatola, fagioli in scatola, piselli in scatola, roba in scatola, mettiamola tutta, che questa qui ce la teniamo per quando sarà tutta merda. Non l'abbiamo libreria, non l'abbiamo. Sì, sotto. Posso craftare in caso io, se prendo la legna? Ci sono, ce ne sono due. Di sotto. Dove c'è il salotto. Niente, ho letto 2 riviste e non è cambiato nulla della mia... No, anche a me, io sono rimasto... che mi sto annoiando. La maglietta. Sono delle VHS, se volete. Ma io sono... No, mi si è marcita la pizza! Ma per fortuna che l'ho mangiata proprio adesso, che prima... Un secondo prima che si marcisce. Si marciasce. Sì. Un po' di case intorno ne abbiamo poche, però. Empathy. Perché la potrò lanciare la lattina. Ok, mi ha tolto l'annoiamento. Questa roba qui, adesso la buttiamo via. Vado a esplorare, che ne so, le 7 del mattino. Acqua di Vado a esplorare la casa qui a nord. Ci ho lasciato giù robe. Ah, ma fammi lasciare giù le armi. Le metto sopra. Calzini lunghi, non trovo le... Lascio per terra, vabbè. Non ci sono per il momento... Forbici. Purtroppo. Cavo elettrico, questo lo piglio. Ok. Allora, bottiglia d'acqua. Questa la buttiamo fuori. Mo il manganello ancora ce l'ho. Ganzissimo. Penna blu e sonniferi?
Ah, c'è l'armadietto dei medicinali da qualche Sopra, parte. sopra Di c'è il... sopra. No, non c'è l'armadietto, vabbè, ci sono i... Vabbè, c'è il mobiletto nel bagno, Sì, quelle... mettete qua, i metto, sì. medicinali. Prendo i sonniferi, si Struttura, sa mai. antidolorifici, antidepressivi. I sonniferi, no, lasciali stare che non servono un cazzo in multiplayer. Rete da pesca. Una Capito, Marco? Ti li pinzetta. butto. Salviette con alcol, questa la tengo, straccio. Allora, antidolorifici, questi me li posso Io la rete da tenere. pesca l'ho presa, magari vediamo, Lo ma... porto, lo porto, lo porto, cacciavite. La rete da pesca si potrà pescare. Infatti l'ho presa. E qua il... dobbiamo prendere cibo, però dobbiamo recuperare Con un sacco di cacchio in cibo. questa casa, una casa gigante, non c'è Sì, il nulla. cibo era veramente scarso. Vado dalla casa qua sopra. Allora, c'ho il telo impermeabile, Dobbiamo stendere metto fuori, nel però, figo. garage quelle robe lì. Potrà usare il coso qua per Cazzo, stendere? bisognerebbe... Allora, posso portare... Mi spaccherò la schiena, ma... Ma il cancello non si... Ah, ecco. Non si riesce a chiudere. Faccia tutti quelli che Allora... arrivano. Devi mangiare sti pomodori. Madonna, la Ciao Rosso, casa. ciao, Se volete ciao, fa. raggiungermi, sono qua a nord. Abbiamo Allora, chiarito con Peppa, abbiamo chiarito. peso 20. Allora, Adesso mi pane. sfondo, eh. No, non mi sfondo neanche. Sempre... No, ieri non siamo andati avanti, no, nella 12 ore non Porto abbiamo lo usato. scaffale, quello di metallo, nel garage. Cacciavite chiave inglese, cacciavite ce l'abbiamo già. Chiave inglese, vabbè, in caso mi ricordo che era qui. Niente, sta casa è stata assolutamente inutile. Se volete c'è un'altra casa qui molto figa, però non ha il cancello intorno. No, ragazzi, dov'è lo scaffale? Non c'è uno scaffale? Mi si è distrutto raccogliendolo, non ho letto. Dai, oh. Liezar, tu sei nella casa questa qui con i fenicotteri? Sì, vieni qua perché c'è un... cerchiamo di prendere tutto quello che c'è e Ma io portarlo mi... là. Allora aspetta che mi svuoto a casa prima. Sì, perché c'è un po' di roba da prendere, anche libri. Due martelli ci sono. Maschera antipolvere non è male. Questa la butto a terra, me ne Scatola di sbatto. chiodi, c'è un asse. No, queste qua dobbiamo prendere tutto, dobbiamo prendere. Sudatissimo io già. Vedere il Ragazzi, cibo. mi se... Un po' di cibo c'è. Servono le forbici che voglio fare il test. Sembrava non fosse aumentato il peso. C'è uno zombie, c'è. Ah, grandi ripiani in metallo. Quanti da forno? Caffè, cioccolata, questi li pigli. Ma abbiamo... Dove metto le provviste, le scatole? In Vado giù. cucina, metti in cucina. Amore. Aspetta, Marco, mi pesa tutto, c'ho 47 kg C'è addosso. Io un sono tutto polvere. sudato. In scatola. Ops, ho sbagliato pippa. Ok. Quanto cibo? C'è una marea di roba in scatola qua. Posiziona. Ok, Tanto fammi bere una Mountain Dew tutta. anche l'altro. Ah no, ok, me li ha messi Ma tutti e neanche due. la monte non serve a niente, ragazzi, non è I frigo sono possibile. sempre vuoti, i frigoriferi. Ok, ho messo lo scaffale qui in garage, così ci possiamo mettere le robe. Non è che c'era molto cibo, però. Tipo la chiave Scarseggianti di cibo, inglese. ste case. Beh, quelle cibo tanto si trova Ah, c'è una in... casa anche dalla parte opposta della strada, in caso. Telo I impermeabile. calzini, il lenzuolo, l'asciugamano. Vecchio, la scopa c'è, se volete, per pulire. Per scovare. Allora, scotch, devo portarlo giù. Il Rooflight? Dove sono le roof? Ah, qui dentro. piatto In magazzino. fantasma. Cazzo è il piatto fantasma? Ah no, piatto Sì, lo so che fantasia. perdo vita se peso troppo, ma era una fatica che andava fatta. Lo zombie qua sopra. Metto i fiammiferi qua insieme allo scotch e È pieno di l'acquacolo. libri qua, da prendere poi. Sto liberandomi di tutto. E anch'io mi sto svuotendo. Anche un sacco di riviste. No, queste qui dobbiamo prendere tutto. Che paura, Marco, ma che bordello che fa quella Scusami, roba lì? fammi Nella buttare casa la degli Mountain Dew per attrezzi ci terra, sono sono due maleducato. giacche, occhio, c'è un macete. Ops. Ho sbadato. Che testa di Anzi, cazzo. casino qui, eh. Sai che forse era meglio venire qua, era già molto, è molto No, no, qui meglio. abbiamo Ci sono un subito po' di dietro il tendine, ci servono delle coso. tendine? Allora, metto la pizza qui per terra Prendile. così cresce una pianta Sai che c'era almeno. qualche finestra ancora Pianta da di pizza, chiudere? sì. Sì. Prendo un po' di tendine. Bravo. Mi faccio la gonna Sono così. rosa, guarda, le tendine rosa ci sono. Oh, andiamo a vedere. Marco, la tua maglietta rosa scuro è stupenda, va Un po' bene. pesante, però. Allora,
Stracchip sono ermitani. Ah, ma risultano come lenzuola. Con fagioli cosa? Scazzo. Le tendine quando le prendi. Sì. Guarda, pesano tutte amici, male, tu dove sei? In quello in alto? Quello in alto, sì. Vado in quello ma in c'è basso. Veramente venite qua perché c'è un sacco di... No, vedo proprio in basso, che... me ne sbato. Vai che possiamo sempre venire poi. Dobbiamo... Marco, tu devi barricare le finestre. Sì, mi servono le assi, vado a prenderle. Sì, di là. Qui era qualcosa in costruzione, adesso... Aspetta che c'è un... Bzzzt. Guarda che siamo tutti lerci. Caccia vite chiave inglese. Un quartiere ricco, sì, siamo un pochino borghesotti. In questo sì, ma è un quartiere ricco dove non ci viveva nessuno, Ma io sono ancora triste, ho letto 200 riviste. Anch'io ho letto 200 riviste, sono ancora triste. Sono sia annoiato che triste io. Non ho capito, c'è uno che sbatte. Ma c'è qualche... Uno che se lo sbatte... C'è lo sbatte. Ma te sei pirla di merda, sei. Scusa, mi servono un po' di... Perché ripiani? Non capisco dove, però. Che roba? Succina per aspetta qui non vuole. Senti questo che mi sbatte nelle orecchie. Ma ce l'ha il lettore di VHS il nostro televisore? Non lo so, ce n'è uno anche sopra, in una stanza sopra. Cereali, pane. È uno di quei quartieri noi dove però le case costano un sacco, nessuno le compra. Esatto. Sì, le fanno, ma nessuno. Sono quelle per i borghesoni, ma poi alla fine va tutto in merda. E sono le prime che vanno in rovina, tutte scassate a minchia. Ok. Allora, fammi vedere. Assi, due chiodi. Schifo di... Non c'è niente qui. Quanto pesano le assi? Pesano tanto tanto, vero? C'è una bistecchiera in fila. Degli assi anche nella casa dove abbastanza. Sono stato? Vabbè, prendo finché riesco. Ma poi... l'avevate già lootata questa, perché non c'è un cazzo. Sono stato qui. Io qui. Ah, ma sei uno strunzo allora. Io mezz'ora che cerco le robe, non c'è niente. No, no, ma qua... Ma le case qui intorno sono a posto. Dov'è che mancano le tende? Da nessuna parte, a caso. No. Sì, anche sopra. Vabbè, sopra non credo ce ne sia bisogno. Vabbè, ma dove devo barricare esattamente? Tutte le finestre al primo piano. Guarda che questa casa aveva anche il giardino con tutto il recinto fino al laghetto, porca miseria. Oh, vedi, con questi due giornali... Volete possiamo trasferirci di là, tanto non abbiamo messo nulla qua. Questa qui, quella in basso. Ma fa schifo, Moro, questa qua. Come fa schifo? C'ha, guarda dietro, c'ha tutto, il, c'ha tutto il giardino con il fiumiciattolo proprio dentro. Ho capito, ma non c'è neanche il coso, il garage. C'è il garage. Dov'è il garage? Non ci sono stato allora nel garage. Ah, no, vogliamo sì, vedere di lì? Vengo di lì? Poi prendo il candelo. Ma come è protetta a livello di recinzioni? C'ha la recinzione. Bassa, però l'altra c'ha la recinzione alta, quindi niente, stiamo nell'altra. Ah, stiamo di qua? Sì. Asse. Il cancello basso lo possono scavalghiare gli zombie, è vero. Torno a casa che sono pieno di pistols. Qui dentro c'è qualcuno che se lo sbatte. Cesar, dove hai chiuso lo zombie qui dentro? No, non l'ho trovato, è quello fatto. Com'è? C'è una scatola di chiodi e un asse, li prendo poi te li metto nel culo, Marco. Vabbè, adesso. Allora, chiodo scarico abbastanza pimpante. Ma le devo barricare da fuori, fa vedere. Come fa? Costruisci... La radio la prendo, la posso prendere. Struttura per muro in legno, no. Cosa devo fare? Come si fa? Barrica. Senti, mi dice anche sbatto. Cosa serve. Ma aspetta. Ok. Belli secchi spaccati, perché? Chi? Belli secchi spaccati. Belli? Telli. Cos'è telli? Piselli. È di piselli, no? Ma perché spaccati? Che cazzo vuol dire spaccati? C'era un tipo di pisello. Ho usato tutte le assi che avevo? No, ho finito i chiodi. Ma porca bella. Ok, cacciavite, lo metto. No, questo lo tengo. No, quanti chiodi servono? Scusa, ne avevo 3-4. Giacca di pelle, queste le prendo, che ha detto Marco. Bravo. Servono per cagarsi. Ah, voi siete sgusciati. Stivali desertici militari. E no, quelli che ho io adesso addosso. Belli quelli. Li prendo comunque. Nastro adesivo, serve a qualcosa, lo prendo. Prendi tutto quelle cose lì. Non so però dove cazzo è questo che sbatte. Mi servono chi i chiodi. Lo so, non ho capito. Che sbatte la porta. Bravo. Rotten spaccati, non sarebbe un po' strano. Solo che mi posso ammalare se continuo a fare avanti e indietro sotto la pioggia, non è il massimo. Ma è pioggia leggera. Però vengo a prendere i chiodi, dove sei? Sotto sopra, grambiscopra. Sono sopra, nell'altra casa.
Ok, vado a esplorare ancora, tanto ho lasciato giù tutto, sono completamente vuoto. Nostro adesivo, la Ho 5 sega. chiodi qui, via. Prendo tutto che poi ce li mettiamo. Forse mi sto riempiendo di troppe assi, eh. Dove merda sarà questo zombie che sbatte? Se lo trovi sei bravo perché... ma sotto c'è però aperto, cavolo, non l'avevo visto. Non è tutto completamente circondato, cioè dove ci dovrebbe essere il cancello è vuoto. Ma la Vabbè, ma nostra? poi si è la Vabbè, nostra, sì. ma posso... A parte che se mi date il legno posso costruirvi anche una mitragliatrice Un fissa io. macete danno al massimo? Come? Il macete è fortissimo. Il macete lì è forte prenderlo, io non È avevo anche danno spazio. contundente quello, no? No, sembra No, è sempre taglio. taglia da taglio, Ma è vero. non ci sono altre Contundente è il case, però. martello. C'è questa confusione, Non ci sono Marco. altre case, eh? Sono solo queste tre. Vado a cercare, Vabbè. un attimo. Non è che abbiamo così tanto. Andiamo via con il Oh, ma non mi veicuro. pa... ma sono Dovevo sempre un trovarne anche po' un altro dei triste, ma veicoli. perché? Devo prendermi Il antidepressivi? cappello, poi dici a me. Andare a esplorare. No, io A questo punto finché prendiamo tutto quello che c'è qua, tipo il cavo potrebbe sempre servire. non trovo questo Ah, servono bastardo. un asse e due chiodi per Gli finestra. assi sono qua. Ancora sto zombie, dove cazzo sta? Signore, il sombrero. Avete visto quanto sono alla moda, però, ragazzi? Per niente appariscente. Posto. Vabbè, vado Una nella scatola di casa. barattoli, vedi? Volete fare delle Una conserve? scatola Scatola di di barattoli? barattoli? È È scritto scusami. scatola di barattoli. È la scatola piena di barattoli. Dai, amici, ma... Allora, dopo prendiamo la macchina, comunque. Il martello? Ce ne sono due. Beh, sempre armi, Prendili, sempre comode. che ci servono armi, non ne abbiamo tante. Dobbiamo cercare una macchina da qua. Ragazzi, il mobiletto qua non Marco, serve, lo butto devi giù. barricare di più le finestre, Come faccio a barricarle di eh? più? Non Devi mi esce più metterci cinque barrica. assi, tipo. Ma non mi... non... Sì, come ti faccio a scegliere? esce... E ci C'era solo riclicchi. barrica. No, ma Moro, dobbiamo trovare sto cazzo di zombie. Non è possibile che non c'è. È qui, Niente, per non forza. c'è. Ma intanto dammi tutti i chiodi che hai. Sì, c'ho la scatola di chiodi Non ci da sono aprire. porte che non abbiamo esplorato. Tieni, Marco, te l'appoggio qui. Sono pieno come un uovo. Ma che C'ho schifo, Moro, cosa anche sei? un asse. Te lo metto qua, l'asse è lungo, lo devo tirare tutto fuori prima. Immagino. Barrick, induc. Induc. Apri scatola di chiodi. Dove sono i chiodi? Te li ha Dove messi cazzo sfusi tutti sta? nelle tasche. Un Ah, possibile bug sento, audio? buono. Ma guarda che potrebbe essere, perché... Però non... Perché non c'è? No, sono pieno, troppo pieno. Niente. Tanto vado a sistemare qua fuori. Qua sopra, perché aumenta sopra. Lentissima a cuocere la bistiecca. Barrica. Una felpa con cappuccio la Cercami porto nel io. bario come come se fossi papino, come papi Che Vabbè, ma le assi non è cazzo un stai problema. dicendo? Le assi non sono un problema, smonto tutta la Chi casa è dei vicini. Papino Pipo Pipo? È un ragazzo. Cos'era? Avete Chi? sentito? Cosa? Ha fatto qualcuno, qualche animaletto. Quante ne posso mettere? 5? So. No, 4 mi sa ne posso mettere. Ciao Che Franci, tu da quant'è che sono lungo sei lì? l'as asle. C'è Winner, Winner Chicken Dinner. Allora, io l'ho guardate le grafiche che avete fatto per una maglietta Induk. A me piace quella di Seba. Mi Dopo vado a vedere, perché anch'io l'ho vista, ma ieri piace ero quella stanchissimo, di devo Seba guardarle come meglio oggi. maglietta, secondo me non è male pensandoci. È un piano Metto le assi. induzione Piano Induk. con la targhetta, quella del consumo energetico e il bollino novità. Mi Beh, piace un possiamo sacco, mi pensarci. piace. Seba, se ci Rappingu. sei, mi... Batti Batti un corno. un cocco. Cercami nel barrio Pipo Tit. Pippo Sì. Allora, rompo le sedie, tutte proprio. Non voglio sapere niente, non voglio vedere neanche una in giro. Pronto qui la bistecca bruciato. Cioè, prima ci metteva 6 mesi. Aspetta Ci degli attrezzi, la porto via. metteva 6 mesi prima, adesso è bruciata. Giacca però Mangio not il pane, guarda. bad, My Anaconda S, My quanta roba Anaconda c'ho? Io c'ho Fist. addosso una giacca, un giubbotto di Madonna, proiettile, una sì. maglietta e un Togli la maglia, maglione. Eliezer. Forse c'ho troppa roba. Togliti la maglia, togliti la maglia. Vabbè, ma il maglione è anche logoro, lo lascio proprio giù.
l'altro abbiamo un kit da cucito nel furgone, non l'avevamo tirato su? Boh. Perché ci serve, qualcuno ci serve anche il filo, serve il l'ago. Gioco, intendi, o in generale? Nel gioco nessuno, credo. Ho una lattina di birra qua per terra, delle sigarette due, cioè, se ne riesco, della birra. Ormai completamente drogata di outfit. Terribilmente annoiato, porca troia. Anch'io sono annoiato. Di scarto cosa posso... Lo prendo, si sa mai che devo fare costruire le cose. Devo la bottiglia di birra, mi raccomando, la birra. Tristezza meno 16, bevo una bottiglia di birra. No, tutta no, magari. Non esagerare troppo. Dalla mascherina, tra l'altro. Sono che outfit brutti, bastarda, scusami. Bellissimi, eh. Ma no, sono alticcio, ecco, lo sapevo io. Vabbè, Marco, chi se ne frega. Oh, devo fare così. Fammi pronto, fumare una siga. Costruisci, disassembla sedia di legno. Non ho capito, a noi sarebbe l'ultimo dei problemi. No, perché poi va a influire nella salute mentale. Poi ci facciamo un giro in città, tra poco. Riempio un po' la libreria di libri. Fai libri. Ma no, legno di scarto. Grazie, Temistocle. Grazie mille. Che legno di scarto? Fammi distruggere una libreria. Grazie, bello. Ho preso antidepressivi. Questo giù. Allora, sto distruggendo dei ripiani di quercia. Se non mi dà le assi, questo. Insomma, dei ripiani di quercia. Guarda che hai lasciato un asse di legno qua in mezzo a. Sì, non me lo faceva tirare su prima. Solito bastardo. Libri, però. Metteteli tutti nella prima libreria. Allora, io metto questo, posiziono oggetto. Assi 5. Oh, così mi piace. Non me le farà prendere mai. Che piccola, scusami. Vedi, perché poi mi ferma, non me li fa prendere tutti. Vedi. Probabilmente in giro ne ho ancora, che non me li fa prendere tutti. Prima era molto più grande, scusatemi. Faticando davvero un sacco per fare questo lavoro, eh. Se mi ammalo... I vestiti li metto sopra. Ciao Ricky. Radio. Aspetta, cosa urla Ricky? Allora, bello paciotto, ma è dovuto andare in casa a farmare giusto per dar fastidio a Marco in civile. I vestiti li metto sopra. Una finestra l'abbiamo defecata. Due una posiziono. Qui ci sono se le armi, bagnata però. Si è ristretta, non voglio. Lì. No, poi c'è il bagno. Lo metto nell'ultima stanza i vestiti. Allora, per adesso faccio i piani bassi. Poi i piani alti vediamo, perché dobbiamo anche capire un attimo. Tanto non mi sembra ci siano troppi zombie qua, quindi siamo un po' più tranquilli rispetto all'altra volta che eravamo in città. Accendi. Era un attimo, ne abbiamo due di tv in realtà. Non credo. Forse, cioè, sei pazza, credo. Serve una TV. Oh, fammi sentire, fammi sentire un po' di musica. Ne abbiamo due di TV. Pompita, 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 pompita. Sempre Singed che balla quella danza lì per me. Sì. Il ministro si lamentava del fuoco infernale della dannazione. Ma io volevo la musica. Forza Hinduk. Non dimenticate di prendere la benzina ai distributori, che senza le città poi non funziona, vero? Quella è una cosa fondamentale. Dobbiamo prendere anche, se trovare qualche carretto, qualche cisterna, robe così da portare a casa. Dobbiamo trovare prima di tutto una macchina a più posti. Posso abbassare un po' il volume, effettivamente. La musica che è prepotente. Ragazzi, ma tanto le porte non ci servono, dai, le smonto. Ah, riempi bottiglie. Posso mettere anche le cuffie o gli auricolari. Ma non mi sta divertendo per niente questa musica, ragazzi. E sono sotto antidepressivi pure. Cioè, cosa devo fare? Io ho risolto, ho letto due giornali. Dopo che averne letti altri 14 in precedenza, ovviamente. Tanto mi leggo questo. Tanto qua zombie non credo ne arriveranno mai. Cioè, per ora non... A meno che non li portiamo noi, non... Provo con la terapia. Che terapia? Non c'è sono sporco, qui. Effettivamente. Dopo mi devo mettere anche i coroni.
Come? Arrivo subito. Gli stivali d'esercizi militari mi sono... Induku più. Induku più addirittura ti sei svegliato, Ricky. La versione potenziata della versione potenziata. Proprio due livelli in più lui. Induku. Che è sta musica, oh? Cosa succede? Non so, Marco. È partito un film di Tom Cruise, cos'è? Assi 3, via. Servono lenzuoli per caso, che qua possiamo rubargli tutte le tende. No, qua c'è belle tende, siamo a posto. Ai ai ai. Prendiamo anche questo. Induku è veramente volgare. Ma sta diventando no, cioè, sera. Oh. Abito al ginocchio, quella è la gonna, sa. Sì, un abito lungo fino al ginocchio, giustamente. Ah, le messi di qua i libri, ok. Vabbè, lì mettiamoci i libri. Di qua c'è le riviste, i VHS, ci teniamo. Le riviste le metto in quello a destra. Dovrei guardarlo un bel amatorialone adesso, eh. Sì. Che è successo? Ah, sì, ecco. Non posso prenderle, ma che fastidio. Aspetta, ma se le metto nel mio bagaglio culturale? Ah, questo lo posso fare. Nel mio bagaglio culturale ci stavano. Sono rosso, sto tremando, sto per spezzarmi le ossa per portarli, però non importa. Cosa stai portando? Non ho capito. Un asse in più di quella che dovrei. Madonna. Ma pesano un botto, mi sa tipo 5 kg l'una. Quanto pesano? No, 3 kg. E poi... posso capire, le assi in mano grosse quanto una finestra magari sono un po' pesantine. Allora, cercami nel barrio Pippolin. Pippolin. Io lavoro in silenzio, sto facendo tutta la casa, sto rifacendo. Quanti pezzi ho tirato fuori da sta radio. È di buono che abbiamo trovato la scatola, perché servono veramente tanti chiodi. Poi mi sta salendo la carpenteria tecnica. Avessi avuto i libri che mi... col potenziamento ero già a 5, secondo me, tranquillamente. Vado a spaccarmi di antidolorifici adesso. Ma che cosa c'hai tu? Che problemi c'hai? No, di antidepressivi. Ah, ecco. Dove, cosa è successo? Ti sei lanciato dalla finestra da me. Ogni tanto capita, sì. Cioè, no, nel senso... per favore, non dirmi che ti sei buggato, no, di nuovo, non che credo, devo rientrare. Non credo, beh, però ogni tanto si vedono queste piccole cose. Sono piccoli problemi. Prendine altri. Prendi pillole ancora. Ma questa sala qui non ci serve. Basta, rompo tutto. Grande tavolo oscuro, via. Poi cos'è? Un nemico di Dragon Quest, il grande tavolo oscuro. Vado a vedere sotto. So? Sotto, ma mi sa che non ci sono case qua sotto. Non lo so. Ecco, vado a rompere una tutte controllatina le veloce. Col mio cappello ombrello, però dovrei andare tranquillo sotto questa pioggia. Dovrei togliermi anche la benda. Grazie, gatto, per il ride. Un pelo prima, tra l'altro. Grazie mille, gatto. Ciao, oggi gattone. Finalmente è venerdì. Guarda che lo scrive. Sì, è sicuro. Cioè, il ballo del venerdì, quello. È il ballo del venerdì, sì. Sono zombie per niente, tra l'altro. Ne abbiamo uccisi anche pochi qua. Ma l'aveva detto su Twitter che si lamentava con la direzione per sto fatto che... era lunedì. E niente qua sotto. Tavolo bianco, chi blu. Sì. Ok. No, cioè, non è Induk, non è. Dovremmo dargli un significato ufficiale, però, Che non e va Induk bene. È sus, che, dai, che teniamo... vuole dire tutto e non vuole dire niente. Induk è sus, secondo me. E anche secondo me. Grazie, sono lievito. Grazie, sono lievito. No, okay. Non c'è ho mezzo di quattro finestre. Io sto parlando di andare nel bosco dietro. Chissà se posso diventare un... Blackies, ti sei perso. Vi siete persi la 12 ore, ragazzi. Induk è venuto fuori nella 12 ore. Sì, è una stronzata, che è una parola che non doveva essere tale, però ci ha fatto ridere. E boh, abbiamo pensato a un possibile significato di questo Induk. Di cosa posso voler dire. Ma di base non è una parola, ragazzi, non è una parola. Come tutte le parole prima di essere parole, però, quindi stiamo attenti, che tutto potrebbe cambiare. Effettivamente, Marco, come sei saggio. Allora, se io faccio abilita modalità di ricerca. Allora, ho rotto anche il tavolo. Direi che me ne posso... ci sono case...
No, ragazzi, sono solo ste tre. Ci possiamo spostare almeno lì a destra? Raccoglieramo. Nel quartiere a destra possiamo andarci? A destra? C'è un quartiere tutto a destra, proprio a distante da noi da un altro viale. C'è un quartiere, una città. Ma c'è il fiume, c'è... No, a destra, Eliezer. A destra c'è il fiume, a destra lì da noi. Come stai guardando? No, io dico giù, fai giù allora. Ma quella è una città. C'è una città, mappa... però prima della città c'è una specie di quartierino. La mappa la puoi mettere dritta. Fa una roba, mettiamola dritta. Così la possiamo... Cosa vuol dire dritta? Come... Ah ok, capito. Premendo quale? Sì, fatto. In basso, la prima icona in basso. No, ma tu ce l'hai già dritta probabilmente, perché se dici via destra è quello. La cavalletta, raccoglila. Vuol dire portare via tutto quello che abbiamo qua. Vabbè che non abbiamo molto. No, ma io voglio andare un attimo, cioè, E adesso è notte? Cacchio, notte. Fatemi andare a smontare giusto l'ultima. Ho raccolto una cavalletta, ragazzi. Questa è buona, ce la mangiamo, eh. Proteine. Posso segare un albero? Beh, più o meno sì. Questo è un ramo, ma io raccolgo tutto. Posso segare un albero? Alla fine respira. Ti puoi segare su un albero. Le spine avrà anche le pulsioni sessuali, no? Raccolgo dei rametti, ragazzi, accendiamo un fuoco, eh. Stanotte si dorme fuori. Era un po' induc quello che ho detto, chiedo scusa. Fatemi lavare, riempio la bottiglia. Dovrei lavarmi anche ambiguo vuol dire, quindi, induc. Dai. Vabbè, dai. Buongiorno, Termo. Sì, certo. Come vanno gli zombie stamattina? Induc, eccolo lì, così. Ieri Espet era molto induc. Anche Karima addirittura ha massacrato dei bubi. Devo l'acqua, remanzo. Bravissimo, sì, comunque, che riporta la scritta di Ricky, che ho scritto anche io, mi sono svegliato in Duku. Ma adesso l'hai letto? Sì. Probabilmente mi sono alzato. Quando... Allora, direi che per oggi posso smettere di là. Perché ho chiuso le tende, non volevo. Qua sono le 19 prestissimo, vediamo se c'è qualcosa in TV. Sì, c'è Barbara Durst, se guardi bene. Era Karim che massacrava i pubi, sì. Ah, c'è la cosa naturale. Ma dietro la porta aperta avete lasciato. Siete dei cazzi siete, però, eh. Ok. Provo ad uccidere le creature piccole, ma ho appena raccolto una cavalletta. Eccoli là, tutti pirla. Tristezza più 20, fame meno 7. Meno 7 è una cavalletta, scusa, da più di una banana. Orologio si trova, una mod si trova. Allora, amici, le finestre basse le ho fatte tutte. Manca il piano superiore, ma adesso non è urgente, secondo me. Io ho raccolto dei rame, non so se serve qualcosa. Elettricisti siete voi. Siete voi che dovete provare a... Io sono ladro, non sono elettricista. Costruire trappole. Chiodi, carpenteria, 4 di 2. Posso fare una libreria più avanti, se volete, eh? Però devo arrivare a 5 di carpenteria. Non manca un pochino ancora, vabbè. Prima casa che trovo la smonto completamente. Allora, mi devo lavare. Voglio il bagno. Dove è il bagno? Mi sono chiuso nel magazzino. Adesso vado a farmi una bella cavalletta al forno, io, va? Bella. Devo ancora imparare dove è il bagno, io. No, quindi no, stiamo tenendo il forno acceso perennemente perché fanculo l'elettricità. Tanto. Lava te stesso. Ma io, vi dirò, in bagno la luce la voglio accendere. Come si cuoce svelta. Io leggo. Lava te stesso prima. Lava testicoli. Ci sta per i principi anni. Vale 16 euro questo gioco, meglio prenderlo quando scontato. Li vale tutti 16 euro, però chiaramente lo se trovi, non hai fretta... Lo trovi, se non hai fretta lo trovi scontato, eh. Però non li vale, non un va gioco di... che vale, li vale. Cioè non va tanto in sconto di solito, eh. No, beh, di solito va a 13... Ah, io l'ho visto a 13 qualcosa. Poi anche 9,99, anche 9,99. Però è un po' raro. Rischi di aspettare tanto, diciamo. Comunque li vale 16 euro. Ma ne vale anche 20 per me. Cioè, è un gioco veramente profondo. Ci passi un botto di ore. Io poi l'ho presi al lancio. Lo pagai. E cavalletti antidepressivi. Comunque. E te la cavi. Una volta era 9,99. Okay. Comunque inizia ad essere fuori da molto tempo. Con tutti i vestiti. È un gioco del 2011. Sì.
Perché adesso 11, che è giocabile, è benissimo. Così tanto tempo fa l'ho comprato? No, non credo. Cioè nel 2011 hanno, no, cioè, in realtà lancio, hanno perso però tutto lo sviluppo nel 2011. Poi tipo è uscito in Super Early Access nel 2013, credo. Vado. Cosa devo fare qui? Ha avuto un attimo un evento alla... la MotoGP. La camera dov'è? Qua, l'armadio, ci metto le scarpe. Perché c'è una rivista di cruciverba qui? La foto. Pistole, armadio delle scarpe e delle pistole. Allora. Oh, ma quanti vestiti ho? Mezz'ora. Anch'io voglio lavarmi un po', Marco. Posso lavarmi a fianco a te? Sì, in realtà ho finito. Finisco la felpa col cappuccio e mi sono finito. Non c'è nessuna felpa col cappuccio, hai un passamontagna. No, no, è la felpa col cappuccio quella. Ma è c'è una riga, è staccata dalla felpa. Perché ho la giacca sopra la felpa col cappuccio. Ah. Ho la giacca da vice di polizia. Di sto gioco è divertente. Avevamo perso i cosi solo dentro il problema. Sì, sì, ma cioè non è che li avevamo persi, è che gli avevano i ladri, gli avevano rubato il PC con tutto il codice dentro. Fatemi asciugare un attimo il povero di Gino. Un porporato spagnolo. Cosa cazzo è un porporato spagnolo? Un papa soldato? Spagnolo. Porporati dovrebbero essere tipo soldati spagnoli, preti o roba del genere. No. Non lo so. E come gli hanno dovrebbe essere dei preti, dovrebbe. Non l'hanno fatto. Ma è un soldato il porporato. No. Roba del cioè hanno recuperato proprio un cazzo, mi pare. Ah, sono quelli dell'inquisizione. Sì, sono i preti, sono tipo i cardinali. I vescovi, avete detto tutti robe diverse. Vabbè, le robe, quelli della chiesa. Tizi della chiesa, tutti particolari. Oh, la giacca si asciuga poco. Ecco qui, spegni. A posto. Ora sono bello gasato. Possiamo andarcene? Il corporato non è un rosa più sculo. Sculo, vabbè, ragazzi. Possiamo andarcene? Voglio andarcene. Marco, ah, no, non devi rompere i coglioni. Ma te l'ha appena detto! Uffa, ma io voglio uscire. Ho lavorato tutto il giorno. Andiamo a farci una gita in mare, Marco, vieni. Abbiamo delle patatine in mare. Qua dietro. Abbiamo delle patatine piccoline. No, non abbiamo neanche niente di cibo, in realtà. Mangio un succo non di vero, cioè di incaratura. Sì, ma è tutta roba in scatola che sarebbero da tenere. Ma perché ho scavalcato? C'è l'altro, c'è il cancelletto. Piselli secchi, mangio. Piselli secchi ci sarai tu. Io voglio pescare, Marco, Ma come faccio a essere pieno? Cioè a essere pesante? Io voglio pescare. Va bene. Ma non sono pesante, ma è un bug. Pesca. Ah, no, sono pesante pesca, qui. Nessun richiamo, main inventory, di vista, abbondanza e pesca. Aspetta, 100%. Ma... dai, devo pescare, ragazzi, obiettivo perché pescare. Perché così pieno qui? C'è roba addosso, Marco? No. Cioè vestita proprio di... Ho la sega e la sega da giardino, queste cose le devo mettere via, non servono ora. Fammele mettere nel magazzino. Possiamo liberarci un po' di cacate inutili. Ma avevate la rete? Ma è una rete di plastica, non penso l'ho messa. No, devi metterla in acqua e poi tiri su. Penso sia quel tipo di rete. No, ma non era una rete da pesca. Era vedere. Una rete da pesca proprio. Sì, sì, l'ho portata qui. Rete da pesca. Ah, non so come funziona. Proviamo. Moro, ma senti un po'. Tanto siamo qua tra amici. Fammi togliere la giacca. Ma dai, pensavo le braghe, scusami. Mi metto solo la felpa per ora, no? Faccio fuck around così. Gli induca anche da 30 kg. Minchia. Posiziona rete da pesca. Vediamo un po' come funziona. Non me la posiziono, semplicemente. Non è che devi andare... Vai alla riva, non qui sul ponticciolo. No, no, ma se me lo dice qua... La pesca... Allora. Ah, però vedi, che si paura. Può lavare. C'è pesca, però non lo fa. Bevi acqua contaminata. No, io che ho la rete da pesca, c'ho posizionare rete da pesca, ma non me la mette. Arriva. Ma allora sei uno strunzo e merda proprio, guarda, c'ho vedi, il molo. Ma arriva sei più vicino all'acqua. Tu sei più vicino. È una felpa da mettere, è una felpa, sì, è una rete da mettere per terra proprio, quindi dal molo come fai? Non me la mette, ragazzi. Ho
me la metto, non me la metto. Non me la mette. No, non siamo morti nessuno. Non abbiamo incontrato neanche mezzo zombie oggi. In generale sono morti una volta a testa, però. Ma stai smontando pure la panchina qui. Scusami, scusami. Sai com'è, sono un tipo molto elaborioso. Mi ha dato sgridato, oh, sei scappato via. Volevo vedere quanto tempo te ne accorgevi. Sono bastato, sentivo bom 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 nelle orecchie. Possiamo andare poi a esplorare. Io andrei in città perché ci serve davvero qualsiasi cosa. È un'industria. Esatto, ce l'hai il tuo sacchetto del Lidl ancora? Ce l'ho sempre dietro. È un'industria, c'è. C'è un induc? Il primo edificio che troviamo vicino alla città c'è un piccolissima industria. Io non. Com'è? Andiamo, che però mi serve roba. La città è quella tutta a destra. Di... Sì, quella destra. Roba, per dove? Ma è lontano. C'è, allora, c'è andiamo in auto. Ma no? In realtà qua subito c'è qualcosa, secondo me. Ci sono due strade che si incrociano in mezzo, non abbiamo esplorato, dobbiamo andare lì a vedere. Scavalco perché... Riempi bottiglia d'Asimov. No, manca una le finestre in cucina. No, le ho barricate, sì. Sì, le ho barricate. Quelle dietro casa? Le ho barricate, mancano quelle sopra. A meno che non me ne sono persa una, ma non penso. Quelle sopra non c'è bisogno. Ma infatti, secondo me è a posto così. La porta, forse? La porta dovrei barricare, però non c'ho più le assi. Sì, barricala, che tanto abbiamo il garages. Marco, comunque non hai ancora detto la famosa esclamazione. Tutto mi stai dicendo e niente. La famosa esclamazione. Ma sta torcia elettrica a che serve? La devo luce, la puoi impugnare. Ma preferisco la torcia a quella cagliezza, perché quella posso tenere in mano tranquillamente. Questa qua non me la fa mettere nella cintura. È troppo grossa. Intanto ho finito di leggere, quindi. Allora, possiamo guardare le cose della cucina? Presto. Oh. Parte di un camion. Ok. Cucina per me. No, la bottiglia d'acqua lasciamelo. Trappole. Che libri di merda che abbiamo, ragazzi. Sopravvivenza alle esposizioni. Moderatori. Quello lì è il videotape. Il sex tape di Vector. Tra l'altro, i moderatori. Sembra di sì. Stagione 2, episodio 4. Quella lì mi pare sia la puntata dove Vector. Cosa fa? Fa incularella con Cugito, mi pare. Bello. C'ho niente da leggere, cosa faccio questa... Io aspetto pieno di libri, eh? Aspetto fermo. Sono tre libri di merda, non li voglio. Ma come? Cucina, coltivazione, lavorazione metalli, pronto soccorso, trappole. La cucina intermedia non va bene. Pronto soccorso per principianti, elaborazione metalli... Qui, tutto il legno di scarto, che bastardo. Fammi prendere elaborazione metalli per principianti. Qua c'è un asse. Ma la VHS, possiamo metterla, Volete vedere una VHS? Si possono metterla? Guardiamo sta cosa del moderatore, vediamo questo porno di Vector, dai. Un ricordo vivo. Avete visto che mi sono tolto il cappuccio e sto leggendo come un bravo bimbo? Perché ti sei tolto il cappuccio? Sì. Tanto no, così se imparo anche i metalli, poi divento un manovale al 100%. Tanto vale. Nizar. Simone? Arrivo. Metti solo malore. E mettere nella poltrona che sono il padre padrone io. Ho il cappello da pirla. Noi siamo i moderatori. Ha giurato di proteggere gli innocenti, presente per ogni incidente. Nel profondo dei vostri cuori, moderatori siamo noi. È una canzone, la sigla questa. Sì, è tipo moderatori. Padre Patù. Il mio palazzo di ghiaccio è distrutto. Non mi interessa. La mia rabbia rimane immutata. I miei poteri di comprensione mentale iniziano a sgretolarsi. Non è più la canzone. Non è più la canzone. Moderatori, spegnete i tuoi fuochi. E lui? Vengo dai sotterranei di Archduke Oldward con notizie tragiche. Giovane morto. Sono desolato. Per me era molto simile a un figlio. Ha un figlio. A tutti noi, amico. Ho sentito questo disturbo tra gli spruzzi della neve dell'alba. Moderatori, il tempo delle polemiche è finito. Quando abbiamo scoperto che la prima volta il potere dei moderatori è stato un momento estremo.
Il regno dell'oscuro era il culmine. Come il tavolo, ma io l'ho sconfitto il tavolo, quindi... Insieme lo abbiamo combattuto, insieme lo abbiamo sconfitto. Ero da solo, però vabbè. Solo attraverso l'unità e l'amicizia possiamo sperare di respingere ciò che segue. Chi come sarà con me nella lotta contro l'arciduca Oldward? Dovrei. E io. I moderatori prevarranno. Amici, porto il polo di giustizia. Che vuol dire? La battaglia finale di tutte le frasi, le frasi quelle proprio noi classiche. Siamo i moderatori. Così durante il discorso ha giurato di proteggere gli innocenti, presente per ogni cedente. Nel profondo dei vostri cuori, moderatori, siamo noi. Bello, bello, moderatori, bello. Moderatori. Questa era la sigla. È incredibile, come ne, me ne procuro uno. Sono questi intervalli con il jingle e poi dopo riparto. Basta chiamare il numero sullo schermo. Ah, questa è la pubblicità forse. Ormai sai come funziona. Yezar sembra un'ermonnezza che però si sta lasciando andare ormai, alla fine della sua vita. È finita la cassetta, Marco. Non abbiamo altro. Stavo leggendo, tanto ero concentrato sui metalli. Ce ne sono. Sono appassionato che c'è questo eroe metallo che sta salvando tutti i cittadini di questa città di metallo. Anche i cittadini. Forse Marco hai confuso, hai mischiato un po'. Non ce ne sono, scusa, dove sono? Nell'altra libreria ci sono. Ah, i moderatori, aspetta, S204 è la stessa. Sopravvivenza all'esposizione. Dai, ma sono ancora a metà libro, ma io non c'ho voglia. Mi mangio, cosa mi mangio? Benvenuti a Esposizione Survival, ragazzi. A questo impara l'istinto di sopravvivenza. Cercare cibo. Denza, no, quello l'avevo già. La credenza. A te e a quella ragazza di nome Enza. Mangio dei cereali. Mangio metà. Perché mi è salito pesca, Liezar? Sta salendo pesca, è utilissimo. Sì, perché sta spiegando la pesca. Utilissimo, che adesso abbiamo il fiume qui. È arrivata la regina Elisabetta qui col cappello. Ma pesca dov'è? Nell'abilità non c'è pesca. Sono salito di qualcosa. In fondo. Ah, di pesca. Ok, non l'avevo visto. È che non c'è le freccine, quindi non l'avevo visto. Però mi sta salendo, in realtà mi sta salendo elettricità, non so perché. Elettrica anche perché a me. Parla, è una cosa no. di sopravvivenza. Quindi. Ma è finito, so. No, rimettila. No, avrei letto il libro elettrico e ti è rimasta la cosa di sale. Mark, devi sopravvivere almeno questa live. Sì, ma non... Perché sì, non c'erano problemi le altre live. Siamo morti tutti solo col primo personaggio. C'era un barbecue nel giardino accanto, io me lo fregherei. Sì, vado può essere subito. Utile. Vado subito. No, ma tanto io sono il carpentiere, quindi sono Franky. Ho citato Franky, la tartaruga. Franky, tartanuda. Tutto buio, non vedo una sega. Vabbè, eccolo qui. Amici, ma se voi avete l'account Prime, potete avere una sub gratuita per il nostro canale. Siete contenti di avere una sub gratuita che volendo potete spendere su questo canale? Se non sapete come funziona, punto esclamativo tra il video. Pesa. Non è vero. Non è pesa. Grazie, Ferro. Pesa. Una risposta? Che paura del diarreofono che mi ha fatto rumore. Se sei carpentiero allora ti serve la pesca. 42 con una risposta ogni sub, vi tocco prepotentemente ma con retrogusto di carne. Bene. Spero la carne col limone sopra, Ferro, altrimenti no. Allora, posizioniamo qua per fare solo a noi, se avete punto esclamativo Prime potete abbonarvi e supportarci, oppure potete salvare il nostro link di Amazon tra i preferiti in modo che ogni acquisto una piccola percentuale finirà nelle nostre taschette e ci potete supportare anche lì, visto che Amazon lo usiamo come supporto principale per comprare le cosine. Aspetta, ce l'ho. Carne sì, meno male. Perché Vector?
Come mai, Vex? Sei stanchino? Sei fatto di cacarella? Io non mi sono visto. Allora, aggiungi combustibile, vai. Sei bravo, Ferro. Sei bravo, ma sì. Se hai il Prime puoi farlo gratuitamente ai tuoi amichetti termosifoni. Dai, è quasi finito sto libro di metalli. Di Metallica. Dai, quando viene giorno? E quando sono le 6 che devo sapere cucinare? No, è vero che qui abbiamo anche l'asciugatrice, la porta aperta. No, non la sto usando l'asciugatrice. Ah no, abbiamo solo la lavatrice, abbiamo. Avete un campo base o andate di casa in casa? Questa qui. Questa qui adesso lo volevamo fare campo base. Campo basso. Vediamo, avete scammato voi o Twitch? Io, a vedere, adesso ti rispondo, scusami un secondo. Grande termognomo oracolo. I casatielli li eviteranno evitando di rovinare la Santa Pasqua? Uai, bello il casatiello, buono, vediamo come esce. C'è scritto così, c'è scritto. Buono il casatiello, molto buono, mi piace molto. Prima di risposta del Vesuvio. Beh, ma cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo molto divertente. A me, tra l'altro, la noia sta continuando ad andare giù. Quindi, o mi avvicino. Forse non sente bene. Aspetta, che mi avvicino. Asciugamano. Ah, è tutto pieno. Devo strizzarlo. Non me lo posso strizzare. Mi dà rimanente, però, tutto. Io l'asciugamano a me funziona da Dio, guarda, è stata una scoperta incredibile. Sai come mi sono asciugato adesso che ho lavorato bene? È stato fighissimo. Asciugavo, pam pam, tamponamento, strizzamento, via. Si riparte. Lo metto nel forno, lo metto. Così diventa croccante. Sì. Amici, siamo a 78.843 follower. Entro un mese voglio essere a 80.000, Mi raccomando, ragazzi. Spargete il verbo. I termosifoni sono in città, bitch. Boh. Non so, ragazzi. Avete dei cugini? Sto andando solo sotto anestesia. Ieri ho guardato una puntata di Antonino Chef Academy. Faccio niente, sì. Sono molto, molto carino. Tu, Marco, non l'hai vista? No, non l'ho vista. Molto carino. È su Now TV sempre? Sì. Devo spulciarlo un po' Now TV. Master Chief, un pochino. In città o alla beach? In teach. Aspetta che dopo questo no, tolgo sedere, il follow, non lo faresti mai. Sederi? Ormai sei completamente innamorato. Ha detto sederi, ha detto Moro. Ha detto sederi. Divertente, però. Non si scatrama qui, però. Asciugati. Ah, adesso umidità. Il segno giovane. State uccidendo Franci ogni volta. Anche questo che è interessante, secondo me è un segno giovane. Non è giovane, quello è il segno del cornuto bro. Brossino cornut. Pure così. Tra l'altro mi hanno detto ieri, tra l'altro io mi ricordo, che al sud cornuto non è un insulto. Dipende, a Napoli c'era le persone che conoscevo io che dicevano cornuto come per dire furbo. Esatto. A Napoli lo dicevano come furbo. Giù in Calabria in realtà non si usa particolarmente per dire furbo. A Napoli so che si usa per dire anche furbo. Infatti dicevano tieni e corn, come per dire sei furbo, no? Sei scaltro. Ma perché? Si dice così a Napoli, non so. Anche in Puglia. Che in Puglia. Pure qui in famiglia lo diciamo cornuti. Per dire furbo. No, è possibile. Qui in famiglia... Ma come? Eliezer, sei davanti a uno schermo spento, come mai? Con la sua busta di plastica. C'è questo clochard. C'è questo clochard davanti allo schermo. E anche Silubukin delle volte. Sì, quello, vabbè, quello si usa per tutto, secondo me. Ma perché ti sei ordinato la Steelbook? Per caso ti sei ordinato la Steelbook di No Way Home? No, perché mi sono scordato. Non ho ancora ordinato neanche il Blu-ray normale. Devo dire sei fuori con la gazzetta No Way Home adesso. Sì, che poi c'è la gazzetta che dice solo qui. Non è vero, è ovunque. Non è in solo esclusiva mondiale, ce non l'abbiamo è vero solo niente. Noi. Non... Lo trovi ovunque. Anche i blockbuster li hanno aperti solo per vendere No Way Home, poi li richiudono. Who you wanna call?
Blockbuster. Blockbuster, non ho più sentito adesso. Allora, è abbastanza croccante questo asciutamano. Liezzare. Siamo hai fatto alle chiedere 5... l'elemosina. Alle 5 curriamo, eh. Alle 5 possiamo iniziare ad andare perché già diventa c'è questo, Liezzare veramente. Ma qui perché non avete chiuso? Con lo zainetto di Peppa Pig. Qui non c'è la tenda aperta in salotto. Siete impazziti? Aia. Questa è la sala cinema, quindi. Comunque, dobbiamo prendere un televisore, ma non nel senso buono, come no? Ma non credo sia inteso. Non... Io mi ricordo era inteso semplicemente furbo. Si dice anche i bambini. Io mi ricordo dicevano anche i bambini piccoli. Ma No Way Home andrà mai su Disney Plus? No, e prima su Netflix e poi su Disney Plus. Hanno il problema che è di Sony e non è di Disney. Andrà prima su Netflix non so per quanto tempo e poi sarà su Disney Plus più avanti. Credo andrà così. A meno che Netflix non ributta un 500 miliardi per tenerselo. Sulla mano caldo, croccante. Pipiri piri pipi. Io corro, raga, vado. Dai, oh, che c'è la trasmissione, mi fai cagare in piedi. Mi inizia tardi, no, dai, iniziamo a andare. In piedi, poi mi cado. No, vado a piedi, voi prendete il furgoncino. Cade prendo io, cose, prendo io. Ma non dove... alle 6 c'è la trasmissione televisiva. Fa niente, no, no, dove andiamo? Seguo la strada io. No, sì, è un'offesa in Sicilia. Ma anche in Calabria non si usa per dire una cosa. Ragazzi, sta andando a morire. Marca, mi apri. Fai colazione. Me lo faccio da aprire io, scusa. Grazie. Porca puttana. Ah, sì, sì, tranquillo. Vabbè. Esattamente buio, vedo tutto. Se eravamo in città eravamo già morti. Sì. Con lo schermo così buio vedo tutto pieno di cum allo schermo. È veramente un clochard ubriacone, Liezzare. È entrato in macchina, è proprio la cosa che non devi fare nella pandemia. Allora, qualcuno è seduto lì, giustamente. Non so se... Ce l'hai la busta della spesa? Sì, ce l'avevi. Mi ricordo che stavi chiedendo l'elemosina. Prego, Liezzare. Puoi accendere anche le luci, se vuoi. Sono già accese. No. Ah, sì, sono accese. Cioè, sono arrivato... No, adesso sono accese. Vabbè, sono forse arrivato tanto... a un bivio. Mio padre, quando le cose vanno storte, dice ho il cornuto appeso. No, mai sentito. Grazie, Ruigi. Grazie, Ruigi. Takasu. Al bivio vado a nord, ragazzi, e proseguo la strada lì, eh. Fammi vedere chi è Ruigi Takasu. Dove sei, però? Non esiste. Ah, ecco. Non è nessun anime. No, sì che esiste. È un personaggio di... Ma era quello di Noragami, per caso? No, era Toradora, non Noragami. Toradora. Un bivio. È un po' di corsetta, mi tiene in attività, ragazzi. C'è un bivio dopo. Dobbiamo andare dritto, a esplorare... Vai dritto, Liezzo. No, potrei... Aspetta, vediamo un attimo. Andiamo alle cose della Mi piacerebbe vedere cosa c'è qui in mezzo. Vai, vai, vai. Non ci sono, non ci sono case, niente qua. Mi fa provo ad andare... Tu continui ad andare a piedi. Provo andare... No, Moro. E dov'è Moro? Stava percorrendo la strada. Mi sa che qua non c'è nulla. Una fava, Liezzo. No, sì, dopo c'è una città per forza perché vedo delle case in mezzo alla nebbia. Pipiri pipi. Qui c'è un altro bivius. Pipiri pipi. No, qua non c'è mezzo... No, torniamo in città. Vai, di qua ci arrivi comunque. Oh, qui ci sono degli zombie. Che paura. Di qua ci arrivi, Liezzare. Se vai sempre dritto, c'è un via... Al bivio siete andati dritti, quindi? Cos'hai fatto? Era un alberello piccolino. No, noi abbiamo girato a destra. Sì, ma vai dritto. Vai dritto perché non c'è niente. E poi c'è una casetta però, in realtà, Mark. Sì, adesso la visitiamo. C'è una strada sterrata, Moro, lì. Però in città è veramente pieno di zombie. Vabbè, ma è normale. Ah, dove stiamo? Ah, stai tagliando dalle fresche frasche. Però, sì. Noi siamo sulla strada principale. Sono affaticato adesso. A merda, ragazzi. Sicuro adesso mi pull-appano allora, gli zombie, Tu adesso vai sempre dritto, alla prima vai a sinistra. No, sei andato dalla strada. Voglio raggiungere Moro. Non c'è una diarrea di merda qua, ragazzi. È meglio stare insieme. Cos'è quello nero? L'industria? Qua c'è l'industria. Grazie, la Ele. Grazie, la Ele. Vabbè, no, qua segui è inutile la che vado qua nella sterrata. No, stiamo arrivando noi dalla sterrata. Stiamo arrivando anche noi. C'è un'industria ed è interessante. Ritroviamo le seghe circolari, le pistole. Ritroviamoci all'edificio nero, troviamoci lì. Fumo una sigaretta che sono stanco. Quella lì è una secondo me c'era una cosa... Dopo guardiamo lì, adesso proviamo a guardare qua. Il problema è che se è chiusa va aperta con i miei modi. Io non mi sono portato cibo né niente. Vabbè. Io un paio di scatolette ce l'ho. Posso scendere? Prova.
Aspetta un attimo, che sicuramente sono zombie. E ne stanno arrivando due. A destra. Spacchiamo, no, a sinistra, qua. Scusa. Siete sicuri? No, tre ne stanno arrivando. No. Okay. No. Yezar. Sono i campi Elisi. Vedi se hanno... morto. Andiamo a vedere qua dentro. I campi Olindi. Fammi disassemblare la porta. Ah, c'è uno qua dentro. Ma è Walter White. Me l'ha scampagnata alle 6 di mattina. Ho trovato un generatore, ragazzi. Possiamo segnarlo. Prendilo, mettilo nel coso. Ah, lo posso caricare, effettivamente. Dove merda mi cago adesso? Ah, l'industria quella lì nera siete voi. Dobbiamo prendere un botto di benzina. È un martellone. Bello, non un martello. Prendilo, prendilo, mettilo anche quello nel buco di pollici. Utilizzante. Ragazzi, ma il pomello e il cardine, mi conviene prenderli per costruire le cose o li lascio qui? Prendi, caricali nel coso. Prendo, si sa mai. Allora, come si prendeva il... generatore? Fai a prendi il generatore. Vabbè, sì. Da qui, qui a destra, forse, vedi... C'è qua, una casetta. Qua a destra c'è la città, in teoria. Proseguo. Dove lo... come lo poggio, ragazzi? Ma qua ci sono i campi coltivati di zombie. Ecco, qui. Lei ha appoggiato? Aspetta, aspetta, Liezza, non è finita la roba. Ah, finalmente si combatte. Metto anche le assi. Ci vuole un po' che sono pesanti, eh. Ma dentro c'era niente, Liezza? Ha già preso tutto, praticamente. Questo pirla scavalcava il pirla. Aspetta, non ho visto cosa c'era qua, però. Un tubo di metallo, lo prendo. No, stronzata questa. Questa... tubo di metallo può essere usato anche per colpire. E tra l'altro io ho l'abilità per colpire più forte con quello, tecnicamente. Vai. Dove vuoi andare? Yezar? Non va... okay. Porca bestia, che paura. Sono inceppato il furgone, cioè, dentro di tutto. Ma la benzina c'è, è controllata. Più di metà, sì. Prendo tutte le scatole di scatolame. Cerca di non prenderli che si consuma la... Io sono dentro la casetta qui, vi sento. Mia, marmellata di frutta, caffè. Perché il caffè serve un cazzo, in realtà. Sono pieno di poliziotti qua sotto. E sono fucili ovunque. Hanno tutti i fucili, Sulle... Sì, ma tanto non... Ah, ma è pieno di... Qua gli rubiamo le cose, però, È pieno di vestiti patatine, pistole... prendiamole. Mangio poi un botto di gelato, ne mangio un botto, ragazzi, mi si congela il cervello. Yezar, se vuoi questo c'è un altro manganello, lo piglio per sicurezza. No, sono super sazio. Piano di giubbotti, neanche i giubbotti sarebbe da prendere. Questa doppia fondina. Noi abbiamo... io non ho la doppia fondina, vero? Io ho la cintura. Nella fondina ci posso mettere solo le pistole, giusto? Questa la indosso, però. Nella fondina sì, ci puoi mettere le pistole. Allora, c'è la camicia da poliziotto, il giubbotto antiproiettile della polizia che lo metto. Me lo metto quello lì. Mi tolgo la giacca a sto punto io. Sì. Anche la felpa col cappuccio potrei togliermi. Prendi tutti i giubbotti antiproiettili. Aspetta un attimo. Ma c'è la stazione, avete trovato? No, c'era l'auto della polizia. Ah. Sono io qui dentro, ti apro la porta. No. Grazie. Mi tolgo quella col cappuccio giacca e metto la giacca di palle, lampadina, stivali militari. La giacca di palle, scusa, che schifo. È tutta grinzosa. Vabbè. Yezar, Madonna, Yezar, mirino 4 per, mirino 8 per. È figo, però. Scatola di munizioni ovunque. Prendiamole, portiamole via. Bottiglia di whisky, chardonnay, vino rosso. E il vino e le cose vanno prese tutte. Scatola di munizioni, caricatore. Yezar, svuotali tu le macchine dei poliziotti. Che io devo controllare. Pieno di zombie, ragazzi. Sono 4. Vediamo se ce la faccio da solo. Piri piri pipi. Quanti? Ancora crudo. Marco sta giocando ad Apex.
Giubbotto livello 2, giubbotto livello 2, e lo prenderò, era, così. Ezra, ho bisogno un attimo di un discorso. Uscia. Le bombe. Le grandi cosa? Non ci sono. Giacca insanguinata è di pelle? Come faccio a sapere se è di pelle? C'è scritto giacca di pelle. No, c'è scritto solo giacca. Allora non è di pelle. No, disastro. Carta di credito, che può interessare? Camicia di jeans, la prendo che la strappiamo questa. Radio materiale, vabbè. Però aspetta, giacca di jeans, ragazzi, da più 7 difesa da morsi e più 15 di grafia. È meglio la mia. Carta di credito me la metto nel... Cappellino, non c'è vero? Il secondo piano. Cappellino, quindi... cappellino, Kentucky. Dov'è il furgoncino? Arrivano zombie verso di Tamar. Ma questa macchina è fenomenale, ragazzi. Porca bestia. Borsa donna, sacchetto di plastica. Questo è tutto materiale per gli Ezzar. Pantaloni da poliziotto. Ma è pure aperta questa macchina. A vedere se funziona. Non c'ho le chiavi, devo che vieni a... Arrivo, aspetta, fammi scaricare le robe nel frigo. Amici, cercate le forbici e le cose di pelle, se riuscite, mi raccomando. Fammi vedere la meccanica del veicolo, si sa mai. Simone? Un attimo. Beh, tutta sfondata. Sto scaricando in tutto. Cioè, fuori è a posto. Ho preso tutte le armi, ho preso. Motore condizione 36%, non è messa proprio bene, in realtà. Non ha niente. Una bandiera americana, vi può interessare? Trappola per principianti, le prendo. No, ce l'abbiamo già. Rivista della ricerca delle parole, cruciverba, praticamente. Un po' di Muldraul l'avevamo già provato. Dash builder chiave. Cos'è? Ok. Dove devo andare? No, devo venire a depositare la roba nel furgoncino. Meccanica per maestri, carpenteria per principianti. Ma prendo la tanica di Benza, l'abbiamo portata? Sì, c'è. Spero di sì. Sì, c'è. Ma c'è gente morta, okay, qui. Che almeno... C'è una porta barricata in questa casa. Perché c'è un pomello nel... E c'è uno zombie dentro. L'ho messo io il pomello. Non so cosa serve, però magari può servire per creare qualcosa. C'è uno zombie dentro la porta. Vabbè, la apro. Mettere dentro tutte rob. Poverina questa signora. Dentifricio vi può servire, ragazzi. No, non mi lavi i denti. Asciugamano, fondotinta, specchio, stura lavandini. Asciugamano la prendo. No, non è vero. Ti una carta igienica del cruscotto della maglia. Tipo... Tipo fazzoletti Kleenex, no? Che li usi per soffiarti il naso, tipo carta igienica. Allora te apri lo sportellino, tiri proprio la striscia, la strappi. È comodo, no, non c'è benzo, è comodo. Non c'è... Lo consiglio a tutti. Hanno rotto casa! No, non c'è la benza, li ho già controllato. Però con la tanica si può mettere in caso serva. Quella macchina lì comunque è utilizzabile. Scarpe da ginnastica. Oh, ma nessuno c'ha ste forbici del pullo? Siete fame, fammi bere tutta la bottiglia di pesce. Buonissima, ride da solo l'imbecille. È molto buono, molto buono. Sono un po' brillo, eh. I crackers, la pasta, questa crackers è doppia prendiamo. Fontina, la metto. La fontina, doppia. Doppia il fontina. Mattarello, la pentola. È un'auto dei pompieri. Pieno di pollici, Liezar. Che cazzo vuol dire? Pieno di scatole. Prendi. Pollici. Tanto si potrà andare avanti così. Apri scazzo. Un pompinaro! Questo è bello invece, questo chiaramente si capisce cos'è. Esatto, hai capito cos'era? È perché ce l'ho davanti. Vedi. I broccoli, li mangio subito. A vedere questo, casco da pompinaro, lo metto. Ma c'è qua il cambio di... Anch'io ogni c'è tanto c'è anche la capitale. Maschera antigas. Ah, perché c'è stato bella un quella. Io sto devastando questa casa, ma, ragazzi. La bottiglia disinfettata e basta. Magari è buona questa, vado a prendere. Voi non vi siete mossi, vero? Devo portarvi un pacco di roba, devo portare nel furgone. Cazzo, fortissimi vestiti da pompinaro. Completamente ragazzi. Rotto questo. Moro, la bonzina l'hai presa? La bonzina. Oh my socks!
No, non l'ho preso, che adesso non mi serve. Ma ho scavalcato, mi ha dato graffio sanguinante. Ma cosa? Sei scavalcato di corsa. C'è la... ci sta, eh. Ma... sono le cose che tagliano. Pallinguine. Taglia... no, nelle palle te le sei proprio tranciate via. Ma il problema è che non ho... non ho bende, non l'ho portato. Ce l'ho io, Tom. Amici, il furgone è quasi pieno, però, eh. Vedo. Tot. Te l'ho messo per terra. Visto. Occhio che arrivano un po' di... Per cani non faccio che buttarlo, però. Motori in scambio. E vai, Bert. E va. E vai. Ok. Lattine di birra. Pippo duro e cane martor. Pippo duro e cane martor. Molto bene. Carpenteria per principianti. Lo spostiamo. Furgone quasi pieno, eh. Sono tutti bucati sti cose da Pompinaro, però non so male. Ah, c'è un altro. Altri due, altro. Ne arriva uno anche dall'altro. Andiamoli a merda, io prendo l'altro. Ma sbaglio, si è stato il volume a caso un attimo. C'è stata la musica che si è un attimo. Sì, ogni tanto ci sono degli effetti che sono un pochino più alti. Mangia. Casco la pompiera, questo. E la giacca è tutta distrutta. Però dove siete, ragazzi? Questa è buona come giacca, però la condizione è una merda. Però è fortissima. La casa bruciata. È quella di fianco dove eri tu, credo. Cazzo, i pantaloni però sono buoni, eh? E anche quelli che ho preso da lui. Oh, non so dove siete, io vedrò. Addosso. Questi fammeli portare indietro, comunque devi vestirti. Maglione con scollo. Bene. La giacca pompiera la prendo lo stesso, anche se io sono andato nella casa successiva alla mia, quella con la bandiera americana. No, mi sono neri qui allora, Marco, sono una sega, dove sei? Aspetta, eccoti qua. Ah, eccovi, eccovi. Non ho guardato dentro la camionetta qui dei pompieri, l'hai guardata? Sì, non amici, c'è, ma anche io vi voglio mettere le cose che avete. Beh, voi, ci sono altri vestiti? Sì, no, vicino alla casa. Ma quelli per terra, dici? Sì. Aspetta, ma vado a prendere il furgone e lo porto qua, dai. Più rotte. Che palle, non ce ne sono altre, vero? Controlla. Fa vedere questo qua. Poi gli avevo preso tutto. Ma l'auto della polizia non l'abbiamo provato. Posso riparare col cucito, però, in teoria. Bah, ma solo a me va sempre... giacca di pelle. Può dipendere da un sacco di cose. Qua c'è il cimitero. Pom. Pim. Pom. I vali militari sono meglio. Marco, arrivava uno zombie lì da te, occhio. Non so dove l'ho preso al volo, l'ho preso. Io non ho i pantaloni, però. Sei nudo? No, non ho i pantaloni come voi. Ah, vabbè. Siete messi molto meglio di me voi. Ma allora, stivali militari e stivali... quelli che ho io, qual è la differenza? Sono meglio i stivali militari, a voglia. Auto. Maschera antigas l'avete messa voi? No. No, c'è già la mascherina. Non vorrei entrare qui dentro, ma c'è uno zombie, aspetto che esce. No. Vado dentro la chiesa a bere un goccio d'acqua, ragazzi. Di acqua santa, naturalmente. È chiuso. In realtà sono uguali più o meno, eh. Sono un po' meno impermeabili però, quindi li metto via. Ma così, Otacon? Ah, Otacon! Vai! Ciao, bella. Ho chiuso di nuovo. Sei una Vips ora. E vai! Sei contenta, eh? Sono ricca senza scommettere. Questa è una dura lezione di vita, eh. Lei non fa neanche il fantacalcio, non gliene frega niente. Troppo forte lei. Sacco di cemento, sacco di semi di cavolo. Marco, lo vuoi? Semi no, cavolo? Non sono un coltivatorombe. Io li prendo. Oddio! Mi sono spaccato le ossa. No! Ho visto che c'è la finestra aperta, sono volato di sotto. No! Ma come sono visto c'è la finestra aperta? Ferite leggere, non è successo. Cioè, che frase è? Scusa. No, perché è tutto bruciato. Io pensavo fossero le scale, invece si è buttato di sotto. No, vabbè, non mi sono fatto nulla, comunque. Non ho visto c'era la finestra aperta, sono volato di sotto. Perché era dall'altra parte, che me era tutto sovrapposto. E che me la immagino IRL, questa situazione. Ma non ci sono più edifici. Pesca intermedia, aspetta, buono questo. È un edificio... Oddio! No, Marco, di nuovo? Mi ha fatto un jumpscare. Ce la fai? Non so dove siete. Di brutto. Io sono nella sacrestia. È l'edificio
vicino al cimitero. No, sì, ok, epica. Oddio, quanti zombie, però ci sono qua. Carti metallici possono essere. Panica di benzina vuota 3. Le prendo tutte e 3. Minchia, ma caricale nel pube. Non c'è tanto spazio lì, eh. Elicottero! Oh, ragazzi! Elicottero! 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 Infiliamoci in questa chiesa. Venite qui dentro la chiesa, ma non c'è il bagno. No, aspetta. E dove ci buttiamo, ragazzi? Da qualche parte dove cazzo si può fare qualcosa. Amici, difendetemi un attimo che devo portare via le taniche. Ma non è inutile, tanto lo possiamo andare via tutti qua. No, lì, entrate nella chiesa, entrate nella chiesa. Ma la chiesa non c'è niente. Ma niente, ma è qui sopra l'elicottero. Appunto, ma qui di fianco c'è roba più. Venite qua sotto, qua sotto, qua sotto, qua sotto. C'è una, almeno una casa con garage. Hanno potuto mettere via le cose. Perché è chiuso? Aspetta. Corri. Ecco. Vengo a aprire la porta. Una bella casa larga questa. Non riesco, amici. È pieno di zombie. Cazzo, lascia larga. Dove cazzo è la porta qui? Aiutatemi. Non c'è la porta. Non c'è la porta. C'è la porta, la vedo. Non c'è la porta, ma... Da dove siete entrati? Sulla destra. Ah, è qua, porca puttana. Aiutatemi. Eccoti, Marco, aperto, entra. Ma... la sfondano, è pieno di zombie. Entra, entra, li facciamo entrare, li uccidiamo. È doppia porta, tanto. Aiuto, aiuto. Aiuto. Era incastrato da... su Moro, ero incastrato, non riuscivo a fare niente. No, questo è spawnato, ragazzi. Guarda, vedi un po' più indietro. Non possiamo fare niente noi, Moro. Vabbè, tanto questi qui ce la faccio franco. C'è gente però alle finestre, mi sa. Qua tocca farli fuori. Ma tanto continuano ad arrivare questi, eh. Ok, questi li ho fatti fuori tutti. Venite, ho chiuso le tende. Pure questo. È qui sopra, l'elicottero. Ok, andiamo dentro. No, facciamoci seguire dentro piuttosto. Il problema è che... Ma questo ha attraversato la parete. Amici, sono pieno di tanica, la butto per terra. Mi sta creando un sacco di problemi queste taniche in cosa. Ma ci mette... Guarda quanto ci sta mettendo a metterle giù. Sono grosse. Ok, chiudi. C'è anche gente qua alle altre finestre. La finestra, fangulash. Che sono tutte scavicchiate. Ma come facciamo a difenderci qua? A difenderci ci difendiamo se entrano solo dalla finestra e ci... Cazze, Amix XR Coic, grazie mille. Ha rotto quelle proprio. Vabbè, fa niente. Grazie mille per la sub, ben arrivato. Quanti sono? Vabbè, le ho uccisi. Allora, venite qua. Entrano, ce n'è altro. Faccio, continuo a ucciderli. Apro così la finestra e voi... sono un bot. E questi continuano a ucciderli appena entrano. Entra. No, falli calpestali, non no, darli con le botte. È mosso a strano. Ma con chi parli? Sbagliato. C'è lo zombie! Non entra. Sium. Oh! Aspetta. Vai. Adesso doveva andare a arrivare l'elicottero. Sei stato in mezz'ora. È andato via, però, in realtà. No, ma rimane, mi sa, tutto no, un ma giorno. Aspettiamo, sì, sì. Sì, se lo sento ancora a distanza. Fumo, fammi fumare. E mangiare queste due fragole. Queste priorità diverse. Fammi fumare, fammi mangiare due fragole. Stavo morendo di fame. Ah, se trovo due barricate, posso barricare la finestra io comunque. C'è da mangiare. Ok, vediamo se c'è qualcosa. Pomodoro, posso barricare? Scatola, chiavi di casa. No. Tu c'è del cibo qua, ottimo. Congelato, ma porca. È gelato Stones. Congelato. Vabbè, aspetta che li metto nel... Caffè. Me li metto nel sedere, aspetta, Guardate cosa hanno sti zombie, magari c'hanno delle forbici, qualcosa. È tornato il... Sì. Allora, non vedo forbici da questi qui. Ok, che merdaio. Questa devo bere un casino. Nostra. Che paura, ho aperto la porta e è partito dal PS4. Grazie mille, bene. Sono uno che scrive molto in chat, ma quel posto vi seguo sempre.
Grazie, grazie mille. Grazie. Come una famiglia, mi metto ogni tanto a passare momenti in bellificio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie, grazie. Giacca di pelle, intanto. Lavo tutto, intanto. Cazzo, sono con la pasta morta. Dimmi che in camera c'hanno delle forbici, dai. Ispezione principianti. Lentiche secche si potranno... Io ho mangiato i piselli secchi. Ma che buono. Schifo, scusa. Ma... Beh, mi ha tolto la fame. La finestra non è chiusa. Chiudi tende, via. Dobbiamo passare la giornata. Qua, chiudo le tende anche qua. Cosa sono salito? Corsa, ok. Allora, i piselli così, prosciutto così. Questa invece si deve cuocere. È un cappello estivo, se vi interessa, No, grazie, sono a posto così. Peccato, magari poteva interessare. Lo zombie fuori impara a essere forbici sulla schiena. Appena va via l'elicottero. Anche io, ma a me sembrava un coltello. Vabbè, adesso vediamo. Dite che ci sono altri zombie fuori, magari possiamo guardare. Ma c'è l'elicottero, occhio. Infatti vede? Io mi devo lavare, tra l'altro. C'è un bagno? Io mi devo lavare. Chi è che bussa? C'è una camera da legno. Un altro? Aspetta, la finestra questa qua. Che pensi mi? Che paura. Eccolo il bagno. Lenzuola, no, fasciatura, e fa l'elicottero se ti sgamma ti inizia, da quello che ho capito ti inizia a sparare. No, 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 però ti attira tutti gli zombie dove sei tu. Lava tutti i vestiti. Ti sgancia degli zombie in teoria. Qualcosa del genere. Non è che te li sgancia, che te li attira tutti lì. Sì. Da lontanissimo. Allora, riempiamo la bottiglia. Il nome del gioco è anche quello di Liesel. Chiudete le tende comunque. In bagno ce n'è una aperta, ma sto finendo di lavarmi i vestiti. Aspetta. Ma le tende lì non ci sono. Non c'è una finestra. Ma in bagno ci sono? No, ma è già chiusa la tenda. Non ci sono le tende. La missione è anche quella di trovare un altro cazzo di macchina. Allora, le pompe di benzina ci sono in questa città, perché abbiamo tre cose di benzina, sono tante. Dobbiamo vedere. Dobbiamo prendere di più ancora, più ne abbiamo meglio è. È che tu hai due macchine, noi abbiamo due macchine, giusto? No, di no. Non abbiamo una. Perché era già quasi piena, o svuotiamo un po' di caccate, perché c'avevo anche le assi, mettete le assi le posso buttare. Mettete qualche cosina anche nel cruscotto, anche sopra i sedili potete mettere roba, No, ma c'è spazio ancora, Però dopo non potete sederci, quindi... C'è spazio? C'è spazio, ma vabbè, possiamo togliere le assi, che magari prendono... Le assi le ho prese per comodità, ma le posso rifare quando voglio. E un altro furgoncino. Allora... Sì, fare... Lavato tutto. Mi lavo anche me medesimo. Lì si fa il giretto. Attira tutti, mette in pericolo un po' di persone. Ma perché c'è una mezza lore nel gioco? L'avevano detto, mi pare, non mi ricordo. Cioè che è tipo tutto un... non un esperimento, però tipo siamo mezze cavi e robe del genere. Non mi ricordo. Ce l'avevano detto in chat da qualcuno. Ok, ho lavato me e i vestiti. Fatemi asciugare al forno. C'è uno fuori, l'ho visto. Vieni qua al forno. Non mi sgamerà mai. Come la giacca logora? Ma sei già rotta. Si è distrutta. Anche la mia è mezza distrutta di giacca, quella da pompiera. Non serve a nulla, quindi è completamente inutile. Se è logora, mi credo voglia dire che è completamente distrutta. Logora... No, sì, è tutto verde, ma la condizione è pochissima. È verde poco. Cioè, non è verde, allora. Vabbè, la butto via. Riponi. Vedi se c'è una giacca di pelle, di jeans, tipo... ne avevo raccolta una di jeans. Metterò quella. No, non c'è più la giacca di jeans, ho messa nel furgone. C'ho la felpa con il cappuccio, rimetto quella. Devo tagliarmi i baffi, vanno
La felpa con il cappuccio. Il naso mi danno, fanno un suono. Ci conviene, visto che sta anche finendo la live, ci conviene tornare a casa. O vogliamo salvare qua in caso? Donne qua. Se c'è l'elicottero, col cazzo che torni a casa. Però adesso non lo sento più. No, non la giacca di pelle per il momento. Sembro uno stripper, però. Ah, carpenteria, ma tu che. Ecco qua. No, stanno aprendo le finestre. Sì. Per entrare calpestala. Che palle di cazzi. Vabbè, ne arrivano altri due. Ma scusa, no. La finestra è andato via, sto bastardo. Ha fatto cadere, bastardo. E arriva un botto. Sono un botto. Subito appena apri la finestra. Che... Adesso li schiacciamo appena entrano. Porta merda. Cosa succede? È che strisciano appena... Sì, strisciano e ti sbilancio. Devi colpirlo su... Orca bestia. Ma come si ferma? Non lo so. Che vuol dire? Perché avevo qualche animazione in corso, non ho capito. Ah, ti ha sbilanciato. Ma così tanto? Ma sì. No, ma era fermo immobile. Era fermo, ero proprio. Era ancora un altro? Cazzo. A porta? No, è nel garage di fuori. No, è qui, la porta qui. Aspetta che apriamo. Chiave di casa, camicia di Jeans. Ok. Meglio di quella... Vabbè, perché non ce l'ho la camicia, non è la giacca. No, aveva il cacciavite attaccato lo zombie prima che è morto, eh. Magari qua fuori ne troviamo altri. Sto controllando. Un giro veloce. Servono le forbici, ma non ci sono. Tutte le gran chiavi di casa avevano questi qui. Niente. Sono un po' impaurito. E sono annoiato. Come è possibile essere annoiati? Tranne che annoiato. Ma non l'abbiamo aperta. No, non l'abbiamo aperta. Che fastidio. Cosa? È andato via il tizio con l'elicottero, Ma nel garage potrebbe Ma c'è proprio un vetro rotto, occhio, Mark! Ma non... Ha fatto l'animazione, ma non mi ha morso. Non ti ha... Ma dove sei? Mi sono staccato subito. Siamo fuori dal garage. Ma siete usciti? Sì, ma non c'è più l'elicottero. Per vedere quella con le chiavi, ma... Non sono sicuro. Grazie, dottor Miciotti, grazie mille, dottore. Dura un giorno, dura. Non si può entrare qua, grazie mille, dottore. Non c'è la finestra, no. Grazie, dottor Miciotti. Tra l'altro ha fatto un'animazione, ma appunto non mi ha fatto nulla. Ok. Amici, ce ne andiamo? Ne arriva un altro. Boh, cioè perché io mi ricordavo dura... Cioè, dura no, ma secondo me possiamo tornare a casa, eh? Possiamo rischiare. Ma dobbiamo trovare la cazzo di... Rimaniamo qui, poi lunedì... Ah, beh. Allora esploriamo, però non abbiamo neanche case vicine. Ho preso le tre taniche, fatemi depositare le taniche almeno. A destra c'è tutto il paese. Faccio velocemente deposito le taniche. Non le deposito. Sono due zombie. Vabbè, facciamoli fuori, tanto dobbiamo prendere il camioncino. Tra l'altro sono pieno così, è un problema di comprendonio. Ma chi si so. Pinzetta. Taniche vuote ovviamente, però. Meno male che ho preso quella giacca di pelle, guarda. Posso mettere il prosciuttone. Cereali, fammi tenere, va. Ci spostiamo... A destra. Andiamo, sì, nelle case lì a destra e poi ci fermiamo lì. Una deve andare a piedi. No, è pieno. È pieno il furgoncino. E dov'è che dobbiamo andare? Tanti zombie dietro di noi. Non si può andare a piedi qua, ragazzi. Non fai andare a piedi. Ma fermiamoci in sta casa. O in chiesa, non lo so. Però non ha senso andare. Signora, basta. Oh. Ma dove vogliamo fermarci? Io mi fermerei in sta casa qua.
Allora scendo, aspetta, sì, no, ragazzi, sono troppi zombie, dobbiamo prendere e andare via. No, è che bisognerebbe tornare a casa, depositare tutto e poi ritornare qui, quindi basta anche uno. Vabbè, mettiamo la zombie questa volta. Allora, fortissimo il macete. Il macete sì. Il problema è che le finestre sono tutte rotte qui. E vabbè. Chiudo in questa camera, in questo bagno mi chiudo. Giacca di pelle, tutta rotta, basta, le prendo i piselli, le prendo. Però bella lingerie, complimenti. Ah, vedi. Tutto leopardata. Panterona. Panterona. Mi chiudo dentro questa cosa senza... Quindi la prossima volta che sei nel bosco apri gli occhi, guardati attorno. Cos'è? Fa vedere. Col volume al minimo, aspetta che sto guardando la trasmissione pubblicitaria del Proz. Prende le armi da taglia che rovinano i vestiti, è vero. Infatti le trovo sempre tutte spaccate le robe. Quello sì. I vestiti che colpisco. Io ho mangiato un po' di scatoletta, tutto un intero formaggio e sono ancora affamato. Vabbè. Dai, possiamo uscire qua, dai. Sì, possiamo salvare. Siedo sul pavimento, che è dentro il lavandino, però... Fammi vedere anche a me, dentro lo sgabuzzino vado io, dai. C'è un cacciavite, un martello e un martufello. Quando è partita la sigla, fai il robot! Così era. Bella quella lì, me la ricordo, c'era su Spotify. C'era su Spotify. Certo. Amici, grazie per averci seguito anche questa mattina. Questa sera continuiamo a costruire le case stupide che ci tocca la casa giapponese questa sera. Beh. Quindi mi raccomando, siateci. E poi per il resto, domenica. Niente, no. Forse lunedì addirittura. Quindi no, buona in Pasqua. Anche in stanotte. Stanotte io ci Vabbè. Sono. Ah, c'è Night, giusto, beh, io invece quindi... no. Quindi buona Pasqua. Direttamente. Sì, esatto. Perché vi ricordo che. Quindi, ricapitolandolo, stasera alle 8. A mezzanotte il Moro by Night. E appunto, domenica sera. È un pochino in... non si sa se ci siamo, se non ci siamo. È vedremo un po' in induc. Vedremo al momento, un pochino in induc la situazione. Vedremo al momento se fare la live o no. Ma lunedì mattina non ci sarà la live, sicuro. E poi riprendiamo le trasmissioni. Sì, lunedì mattina non c'è sicuro. Lunedì sera. Ma io ho perso 7 miliardi di pacchetti, ragazzi. Hai chiuso il gioco per questo. Chiuso il gioco, vabbè. Chissà se avranno sentito niente tutti quanti. Sì. Vabbè, adesso siamo ritornati sex, vabbè, dovreste aver sentito lo stesso. Vabbè, amici, buona Pasqua a tutti quanti nel dubbio, eh. Ciao belli. Ciao belli. Ciao.